tanto tempo credendo che tu era colpa mia. Dove cara io fosse carente mia. Ah, siamo live? Scusate, stavo facendo i fatti miei. Allora, questo mi sembra abbastanza dritto. Abbassiamo un pelo la musica. Ok, facciamo questo script veloce. Ciao a tutti che state guardando questo video e non siamo live. Sappiate che questo è il posto dove avviene la magia. Lucine. Io sono Lele e ogni sera dalle ore 20 conduco le dirette sulla nostra, per la nostra community. Abbasso ancora un po' il volume. Questa tipa che canta. Questo non è un negozio, ma è un punto di ritrovo. Ci permette di passare del tempo insieme a persone che condividono con noi la passione per le carte collezionabili. Utilizziamo questo momento per aprire i pacchetti che più ci piacciono e scambiare le carte che abbiamo. In regalo ogni sera per la community ci sono 5 pacchetti, carte o altri collezionabili. Insomma, ci sono 5 regali e ci sono, tra cui pacchetti, carte collezionabili e articoli da collezione. Generalmente stiamo avendo ultimamente delle piccole action figure molto carine. Grazie mille per il like, devo abbassare tutto perché mi scoppiano le orecchie. Intanto, tutti i box e i pacchetti disponibili vengono aperti live così da poter garantire i nostri successi e le nostre peggiori disfatte. Vero Gennaro? E partecipare alle nostre serate e immergersi nella community è semplicissimo. Tutto quello che dovete fare è seguire la nostra pagina Facebook e scrivere in chat durante le live. I premi disponibili sono lì per tutti. E grazie mille anche a Mattia. Quindi in regalo ogni sera per la community ci sono i 5 pacchetti di cui vi avevo detto e troverete tutti gli altri pacchetti in descrizione. Anche Gennaro dice che qua abbiamo successi e disfatte, ok? Questa community è nata il 15 novembre del 2023 e ad oggi abbiamo raggiunto più di 30.000 persone. Questo invito è rivolto a tutti. Venite a trovarci live e scrivete in chat, parlate con me e la community. Vi aspettiamo, siamo qui tutte le sere a partire dalle ore 20. C'è in corso un giveaway, per partecipare è semplicissimo, iscrivetevi al canale YouTube, mettete mi piace e lasciate un commento su un qualsiasi dei nostri video. E in palio c'è un set allenatore fuori classe di spada e scudo, Silver Tempest, che è questo qua, però la versione inglese. Non so se si vede, si vede? Sì, si vede. Ed è lì per voi, per i primi 100 iscritti. Abbiamo già 100 iscritti sul canale YouTube, devo essere sincero, ma non tutti hanno messo like e commentato. Quindi stiamo aspettando di avere almeno 100 commenti da 100 persone diverse. Non credo che riuscirò ad voglio aprire quel set, voglio regalare quel set a qualcuno. Quindi quello che stavo pensando di fare è di arrivare magari a 70 persone iscritte e farlo per i 70. E gli altri dovrebbe essere abbastanza semplice. YouTube, like, segui, ciao, invio. Tempesta argentata. Ok ragazzi, scusate, stavo facendo una piccola intro. Buonasera Alberto, buonasera. Gennaro ci siamo già visti, Mattia grazie mille. Pokémon e Deborah, siete tutti qua già, ma siete velocissimi, pronti, puntuali, così si fa, anche sabato sera. Ma l'unico che mancherà sarà Rafael. Ma Mattia, ma tu non esci sabato sera? Cosa fate sabato sera voi giovani? Voglio sapere tutto. Mattia, cosa che fai tu sabato sera di solito? Sono Francesco, Lele. Ma la smettete di scambiarvi i telefoni che mi mandate? Non capisco più niente. Allora, quello prende il telefono dell'altra e l'altra prende il telefono di quello e non si capisce più niente. Niente però. Vabbè. Saprai cosa fa tuo figlio il sabato, quindi cosa ha fatto? È uscito e t'ha mollato il telefono? Se n'è andato così. Io ho preso un pacchetto a caso, però cioè ve lo faccio decidere a voi, va. Avete. Possiamo aprire uno di questi brum brum? Giusto perché ho. Secondo me sono quelli che interessano di meno. Se qualcuno dovesse scegliere domani magari l'artwork da aprire, brum brum sarà l'ultimo. A brum brum di sinistra, brum brum di destra, brum brum al centro. Cos'è che volete aprire per vedere? Vorrei aprire uno di questi. Mattia sta giocando alla play e sta streamando con il mio.
Ah, ok, aspetta un attimo, sto giocando la play e sta streamando con il mio. Non ho capito. Come si fa a giocare alla play e streamare dal telefono? Ma, non ho capito, ma, qualcuno ha capito come funziona, cioè, proprio logisticamente com'è che funziona? Lui ha una telecamera. Buonasera, che Vincenzo. E se c'è una la telecamera del telefono lo inquadra, ho capito che fai video. Grazie. Ho capito che non era un podcast. Stava giocando alla play. Fa vedere il gameplay, immagino. Però ha una telecamera anche su di lui o solo sul gameplay? E il telefono serve per inquadrare la televisione o inquadra lui? Com'è che funziona? Questo non lo so. Questa la regaliamo a Gennaro. Appena trovo il suo box, gliela metto dentro. Adesso aspettiamo Francesco che ci risponde. No, solo lì è minore lui, non si può far vedere. Ah, ok, fa vedere solo il gameplay perché lui è minore e non si può far vedere. Ok. Grandi magazzini S lunga. Quello lì. Togepi. Malamar. Grand Pig. No, cioè non ho fatto caso che era veramente un Grand Pig, ok? Closer, I guess. Swablu Reverse. Oh, questa è buona, vero? A me piace, me la tengo. SQX, doppio pull. Bravo, Gennaro. Per una volta hai scelto bene anche per me. È un po' rovinata qua sotto. Le carte italiane sono. Le carte italiane sono quello che sono. Doppio pull. Iniziamo bene la sera. Così si inizia il sabato sera. Così è sciottini di qualcosa. Io non bevo, so. Sono solo quello che fa la gente. Quello che credo faccia la gente. Faccia gli shot. Quindi doppi pull e shot, giusto? Io mi faccio gli shot il tè. C'ho il tè qua, bevo il tè. Me la sentivate, raga? No, onestamente no, ero più concentrato su quello che stava facendo Mattia e stavo pensando, ma che gioco sta giocando? Call of Duty, immagino. Se non gioca Call of Duty lui, penso che. Secondo me gioca Call of Duty con l'account di Francesco. Perché lui. Ma i ragazzini possono streamare già, nel senso che. È vero che non si può far vedere, l'ho capito, ma lui può streamare già? No, non me l'aspettavo affatto. Tu te l'aspettavi, Deborah, il doppio pull? Quanto vale questa energia? Io me la tengo, è bellissima. Avrei preferito magari blu, però. La fanno anche di altri colori? Immagino che ci sia. Ah no, ma questa qua è energia gold, quindi non credo che ci sia di tutti i colori, vero? Ci sarà solo rossa. Deborah si riferisce a noi che abbiamo detto tutti al centro. Ah, ok, scusate. Io mi metto sempre in mezzo. Fortnite Roblox. Ok. Roblox non è mica Lego? Seguilo il falco di YouTube. Seguitelo il falco di YouTube. Ok. Io non ho molto. Io ho YouTube. Io ce l'ho YouTube. Posso vederlo? Ok. Aspetta, me lo devo segnare. Vediamo se è bravo. Falco YouTube. Ok, me lo sono segnato. Fortnite sicuramente. Alberto già lo sapeva. Buonasera anche Alberto. No, di questo set dovrebbe essere solo rossa. Infatti ho avuto una mezza idea. Quando ho visto la. Ho realizzato. Per via del bordo d'oro. Perché in effetti non l'avrebbero mai fatto di tutti i colori con col bordo d'oro, no? A meno che non è un set particolare che ha quelle energie lì e a quel punto avrei dovuto conoscerlo. Ok, allora questa qua facciamo finta di mettere in una sleeve. Non la userò per fare i castelli di sabbia. Questo non so se vale la pena. No, ma non le metto neanche, guarda. Ok, perfetto. Ottimo, abbiamo iniziato proprio bene. Mi avete portato fortuna. Ne hai? Dimmi cos'è che ne ho. Set allenatore in italiano. Set allenatore in italiano. Sì, ne abbiamo. Abbiamo. Lucentezza siderale. Evoluzione di Paldea.
Origine perduta, Tempesta argentata, Gran festa, Pokémon Go. Sono sicuro che ce n'è un altro e non mi ricordo qual è. Crown Zenith, Zenith Regale. Questi sono quelli italiani. 7 allenatore che abbiamo. 6 o 7 comunque. Ok, ho fatto gli ordini, ve l'ho detto già da un po'. Non sono ancora arrivati. Dovrei controllare le spedizioni. E oggi ho fatto anche altri ordini per due set nuovi. Non vedo l'ora che arrivino. Adesso, vediamo i regali di oggi. Scegliete. Ditemi un numero per piacere. Cos'hai ordinato? Non te lo dirò mai. Aspetti il lunedì che c'è la Mystery Box. La Mystery Box, lo sai che qua dovete avere la suspense. La Mystery Box. Come si dice? La Mystery Box. Facciamo la Mystery Box il lunedì e vediamo. Non ve lo dirò mai in anticipo cosa ho ordinato. Mai! Numero 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. E numero 1, dice Alberto. Numero 1. Numero 1! Poi. Preferite Squirtle, Charmander o Bulbasaur? Anzi, facciamo così. Sinistra, destra o centro? Nessuno dei tre. Ma come nessuno dei tre? Uno dei tre almeno. Uno dei tre. Guarda, vi do anche questo. Al centro. Poi. Una di quelle cose lì, il prezzo di Crown Zenith, tutti e tre. Il prezzo di Crown Zenith mi sembra che sia 6 euro a pacchetto, se non erro. Ma gli manca il corpo? No, c'è solo una testa! No! Abbiamo un decapitato! Uomo va a bordo! No! Toya dice, I'm here too! E benvenuta! Non sai giocare di là con Mattia? Abbiamo appena trovato una testa, Tonia. Abbiamo trovato una testa del set allenatore da aprire. Naruto senza avuto. Aspetta, è impossibile che non ha la testa. Ma come? Posso prendere un colpo qualsiasi? L'ho trovata! Ci sono altri corpi comunque dentro al sacchetto. Ve lo devo dire. Ci sono altri corpi là da riattaccare alle proprie teste. Ok, questi qua li mettiamo di qua un secondo. Quindi questo qua è Naruto? No, questo qua non è Naruto, vedi che non ha la fascia. Naruto non ha mica la fascia in testa. Il set allenatore intero da aprire. Il set allenatore intero da aprire. Possiamo fare 10 euro di sconto. Aspetta, di cosa stiamo parlando? Tutti si possono aprire interi. Tu stai parlando di sconti. Ecco quello che vuoi tu. Tu parla chiaro. Sconti per i set allenatore? No, la risposta è no. La risposta è tutti i nostri pacchetti vengono dai set allenatori. Tutti i pacchetti che vedi qua vengono tutti dai set allenatori. Però possiamo fare 5 euro di credito tutte le volte. Se prendete un box fino a quando non lavoro l'offerta. Io l'avevo lavorato l'offerta, dove l'ho messo? Ah no, sto lavorando le offerte. Ok. Come non detto, sto lavorando le offerte. Quindi,
fino a che lavoro le offerte, possiamo fare 5 euro di credito. Tutte le volte che comprate un box, facciamo 5 euro di credito. Con un box. Ti mandiamo i carabba adesso, occultamento di cadaveri. Ci sono tanti corpi lì. Tanti. Non so cosa è successo. Sarà passato qualcuno. Non so cosa è successo, onestamente. Non so come hanno fatto staccarsi i corpi dalle teste. Però è quello che è successo. 1, 2, 3, 4, 5. Allora, preferite come regalo di fine live? Il figlio di Naruto o la bustina di Raging Surf? Ma Naruto va, ha sempre avuto gli occhi azzurri. Ma siamo sicuri che questo è Naruto? Ma è anche retroattiva questa offerta? No, le offerte non sono retroattive. Le offerte non dovrebbero neanche esserci le offerte. La bustina come se regalo di fine live, tia. Non dovrebbero neanche esserci le offerte perché per via dei prezzi sono troppo bassi. Non ci sto dentro. Allora, Naruto. Ma è Naruto allora questo qua? Lele, non stavo ascoltando. Puoi ripetere? Allora, ho chiesto se questo è Naruto. Lui. È Naruto lui? Il bambino con gli occhi azzurri. Si vede che ha gli occhi azzurri. Cioè, così si vede. Tanto ha degli occhi bellissimi. Non so se. Io non credo che sia Naruto, perché so che Naruto va alla fascia. Poi ho detto, non ci sono offerte, però sto lavorando delle offerte per i box. E questo prevede anche alzare i costi delle bustine. Alziamo un pochino i costi delle bustine, in maniera tale che quando si acquista il box si va a pagare quello che adesso si paga la bustina del box. Ho capito, lo so, ti sto prendendo in giro. Quindi per adesso facciamo 5 euro di credito sul negozio che si possono spendere come volete voi. Stavo per dire la scimmia, ma questa qua è una pecora. Weepy weepy. E quindi ci sono 5 euro di credito da spendere come volete nel negozio, come quando volete nel negozio se acquistate un box qualsiasi. L'ho quasi perduta. Bulbasaur avete scelto. E infine la carta semplice, che tra l'altro a me piace tantissimo. Non so neanche perché me l'ho messa qua in regalo. Molto bella. Del box. Ok, di quello ne abbiamo parlato. La penna va qua. Il tè. No! Quella carta no! Non ti piace quella carta? È bellissima. Questa qua? Ma è la più bella, ma che dici, oh? A me, non lo so, magari sono a me. Ma lei ha preso il box ancora. E non lo so quanto costa le buste. Fammi andare a vedere listino, allora. Nemmeno a me piace. Ma non capite niente. Ma no, ma stiamo parlando di cose diverse qua. Mi state confondendo. Loro dicevano no, il prezzo del box, il prezzo del box. E poi adesso arriva Deborah. No, non mi piace la carta. La carta è bellissima. Tanto per iniziare è semplice, giusta. Con la Pokéball. Ciao Stefano. Guarda che bellina. Bellissima. C'è Snorlax. Allora, la carta è bellissima. Uno. Due. Il prezzo del box. Il Crown Zenith all'interno 10 buste. Quanto fa il prezzo di una busta per 10? Il prezzo di una busta di Zenith regale è 7 euro, quindi 70, 70 e 5 è tantissimo. È tantissimo perché non è pensato per vendere i box questo posto, è pensato per vendere le bustine. Se volete prendere i box interi, non è questo il posto. Dovete prendere le bustine. A poco. Comunque, Crown Zenith, io ho visto vendere bustine online fino a 10 euro. Se guardate su TikTok, c'è gente pazza che le vende a 10 euro. È proprio quello che l'ho messa a 7. Io potrei anche venderle, onestamente, potrei venderle a 4. Possiamo fare. Guarda che possiamo fare.
Allora, no? Se vuoi aprire 10 buste di Crown Zenith. Posso fare 55, o in realtà 60, posso fare 60 con 5 euro di credito. 10 euro, Zenith regale, è una follia. È una follia, ma è quello che è. Se tu vuoi acquistare una bustina singola di Crown Zenith, su TikTok le vendono a 10. Tu tra l'altro non sei mica tu l'esperto di TikTok, voi siete tutti gli esperti di TikTok, io non è che ci vado su tanto, però quando ci vado guardo almeno i prezzi. Voi dovreste saperlo che ci sono le bustine di Crown Zenith a 10 euro. Ma dove l'hai visto Zenith a 10 euro? Vado a denunciarlo. Ti faccio uno screen e te lo mando. Tra l'altro li ho fatti anche gli screen. Ne ho fatti diversi giusto per paragonare i prezzi. Su TikTok io ho visto sempre a 7. Ah, perfetto. Lasciamo stare le cose italiane, Lele. Fai conto che se anche che stanno da 7 a 10 euro, fai anche che è 7 euro, giusto? Se prendi 10 buste sono comunque 70 euro. Zeni sta a 7, 7,50. Quindi ho una domanda. Ma scusa, ma noi ce l'abbiamo. Aspetta un attimo, ma noi ce l'abbiamo a 6 volendo, eh? Perché io ho quelli inglesi. Avevo due case. Tra l'altro un case è venuto a prendere un mio amico l'altro giorno. Quindi me ne è rimasto solo uno di case. E ho un case inglese di Crown Zenith. E lo vendiamo a. Vendiamo le bustine a 6 euro a busta. Quindi 6 euro a bustina Crown Zenith se la volete. Però in inglese. Bene, ma se invece volessimo aprire ATB in live per prendere le promo. No, le promo me le tengo io. In che senso per prendere le promo? Le promo vorrei. Adesso vorrei tenerle le promo. Prendo sempre box, mi costa di meno. Sì, ma sono d'accordo con te che comprare i box costa di meno. Però l'idea sarebbe giusto quella di aprire un pacchetto ogni tanto più che un box a un box ogni tanto. Però capisco anche la tua cosa. È per questo che vorrei lavorare a degli sconti in maniera tale che si possano vendere anche i box, però a dei prezzi decenti. Comunque, se tu vai a vedere, ad esempio, se tu adesso prendi un box di come si chiama? Ossidiana infuocata, questo qua. Ossidiana infuocata, quant'è che. Sì, ciò. Quant'è ossidiana infuocata? Quanti booster pack ha ossidiana infuocata dentro? Mi sembra che ne abbia 8, giusto? Ossidiana infuocata è quello con Charmander piccolino. Non ne ha 6. Non ne ha 6. Dovrebbe averne 8. Non ne ha 6. Non ne ha 6. E sto dicendo non ne ha 6 come non lo so, mi stai facendo venire il dubbio, ma non ne ha 6. ATB Obsidian Flame Packs. How many? Ok, a 9 pacchettini il ossidiana infuocata all'interno, l'ETB, quello con dentro Charmander, giusto? Se prendete un ETB di ossidiana infuocata vi costa 36 euro. Se prendete un ETB di Paldea Evolve vi costa 36 euro. Il prezzo per la busta singola è 6. Ok, il prezzo per la busta singola è 6. Se prendete un ETB dovrebbe stare intorno ai 50-45 e qui lo trovate a 36. Ok, quindi se vogliamo parlare di italiano che costa poco, perché che costa poco, a prescindere dalla quantità, noi abbiamo Paldea Evolve e, scusate, Evoluzione di Paldea e Ossidiana Infuocata che sono entrambi a 4 euro. Le ETB non hanno tutte 9 buste quelle recenti. Le ETB hanno tutte 9 buste quelle recenti. Ah, ok. Perché io mi ricordo che all'inizio ne avevano 8 e ne avevano 10 i set speciali, Gran Festa piuttosto che Zenith Regale. Poi da quando è uscito 151 hanno tolto una bustina perché non è più 151 è un set promozionale, giusto?
e doveva avere 10 bustine all'interno. Invece ne hanno messe solo 9 in 151 e poi da lì hanno cominciato a mettere 9 dappertutto. Quindi adesso non fanno più la differenza tra set speciali a 10 buste e set normali a 8, mettono 9 dappertutto. Però è vero anche che mettono anche la promo card. In Ossidiana Infuocata c'è la promo card? Dovrebbe essere Charmander quello full art, giusto? Promo card. Sì, Charmander quello che si affaccia alla finestra. Tutto torna. Facciamo questa gara, siamo in ritardo di 10 minuti, non avete detto niente. Abbiamo aperto un pacchetto e abbiamo trovato due pool. Uno, due, tre, quattro. Quello è il quinto, le carte. Quindi 36 euro per 9 bustine non dovrebbe essere tanto se puntate a risparmiare. Due, 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 due. Questo lo mettiamo di qua. Adesso dovremmo avere 5 carte al posto di 9. 3, 4, 5. 3, 6 qua. Adesso abbiamo 6 anche di qua. 6 di qua. 3, 6. 3, 6. 3, 6. Perfetto. Ok, ci sono. Una psychic è volata. Vola! Energia vola! Quindi Tony è qua, Mattia sta giocando alla play, Francesco ci sei. L'altro, Alberto si sta facendo i conti. Gennaro dice 151, lo stamperanno ancora per molto. 151 è già un anno che è in stampa, quindi non dovrebbero stamparlo. Avrebbero già finito di stamparlo. Bisogna vedere, a prescindere da quando finiscono di stamparlo o no, bisogna vedere. Perché anche se l'avessero già finito di stampare e non fosse più in stampa in questo momento. Bisogna vedere i distributori quanti pacchi hanno, quanti pallet hanno dentro i magazzini ancora. Ok, no, non devo contare perché dobbiamo fare la gara. Però è già un anno che è attivo 151, quindi dovrebbe presto andare fuori. E appena se ne va, i prezzi cominceranno a salire. Gennaro, Stefano, Pokémon, Deborah, Francesco. Mettiamo Tony al posto di Francesco. Poi mettiamo Vincenzo, Alberto. Vediamo chi manca. Non manca più nessuno, solo non si vedono. Ok, ci siamo tutti, mi sa. Ok, pronti? Non manca nessuno da questa lista, vero? Posso partire col primo regalo. Si parte. Shuffle, 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 shuffle. Ancora, ancora. Ancora! Ok. Si vede, sì, si vede. Pokémon con quel cappello lì.
passa più questa qua, c'è tutti paura della multa. Non la sorpasserà nessuno. Nessuno la sorpasserà. Prima che si metta a fare le multe a tutti, meglio non sorpassarla. Ce l'hai fatta! Allora abbiamo Bulbasaur, la pecora, il figlio di Naruto e la carta che non ti piace. Pronti? Pronti al conteggio? Il figlio di Naruto. Il figlio di Naruto. Allora, posto. Mi sono perso un box da qualche parte sicuramente. No, stavo facendo. No. Staccategli la testa! No, non diceva staccategli la testa, quello che diceva, diceva tagliate, tagliategli la testa. Tagliate la testa! Tagliategli la testa! No, mi sei incastrato! Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ok, adesso prendete quello. Glielo giriamo intorno. Come va la febbre, Pokémon? Stai meglio oggi? Almeno 2 giorni dovresti farti dal letto. Almeno. Quindi piaceva a tutti questo qua. Io non boh. Devo. Non ve lo dico, non ve lo dico. Non ve lo dico. Non ve lo dico, ma devo fare un appunto. Non sono uscita, sto meglio però. E non devi uscire. L'idea è quella, che quando stai male lasci il tuo corpo riposare e rimettersi. È quella l'idea. Almeno per un paio di giorni, poi ti sforzi. Dopo 2 giorni cominci a sforzarti ad uscire un pochino. Respirare aria fresca, muoverti, allora fa benissimo. Però primi 2 giorni ferma. Poi, dopo 2 giorni, comincia a muoverti un po', in maniera tale che il corpo fa un po' di movimento e prendi il respirare pulita. Comunque lo scambio con Goku se qualcuno lo vuole. Chi è che aveva Goku? Io non mi ricordo neanche chi aveva Goku. Volevo scrivermi un appunto. Oh, Naruto, Naruto, Naruto. Scrivi, Lele, scrivi, tu scrivi. Ok, ci sono. Cosa vogliamo aprire? Se chiedo a voi, ve ne uscite come delle cose veramente lasciamo perdere. No, no, fate finta che non ho chiesto niente. Fate finta che non ho chiesto niente. Non ve l'ho chiesto cosa. Eccolo, ecco. Ma secondo te, dopo tutti i regali che mi vedi fare, giusto? Ma secondo te, io ho i soldi per aprire 151? Io sono poverissimo a questo punto. Scegliete un numero. Ragazzi, perché sbusto 151 e trovo lo Zapdos Alternative, do il Charizard Full Art. Wait, what? Ma tu intendi Charizard EX o Charizard l'Alternative Art? La Secret Art Rare? Chi ce l'ho?
Abbiamo 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditemi due numerini per piacere. Quale Charizard? Quello che vola. Quale Charizard? Quello che. La Secret Starter? Posso avere due numeri? Anch'io lo voglio un Charizard! Allo? Niente, si parlano tra di loro, ma hanno lasciato qua. Ah, sentite, ma sapete a me cosa me ne frega? Guarda, prendo due buste a caso. E se becco qualcosa, guai al primo che si azzarda a dire: ah, le buste le ha scelte lui. No, no. Voi parlatevi tra di voi. Ecco, 4 e 7 adesso arrivano. No, ormai è andata. Fatemi pure i fatti vostri. E io sto lì con le buste in mano. Ma non esiste proprio, guarda, eh. Nosepass. B-Sharp. Non lo so. Lui. Un altro B-Sharp. La balenottera. E un'arancia. Ti abbiamo messo alla prova. Bene. Com'è andata? Passato? Sono bocciato. Guarda qua. Guarda che balenottera che ho trovato. Allora, Inkay. Il pesce elettrico. Tra l'altro il mare è molto carino. Molto, molto carino il mare. Non mi piace, peccato che non mi piaccia il pesce, se no me la tenevo sta carta. Cypher. La bambina. E questa cosa qua. Claim per Charizard. Sì. Eccolo qua. Eccolo qua il mio Charizard. Guarda, queste qua sono le bustine che avevo calcolato di aprire, vedi? Queste qua sono le bustine che avevo calcolato di aprire io. Questo è quello che ho trovato. Ta-da! Ho trovato un Transformers. Tra l'altro sembrava veramente un battere dentro la gola di qualcuno. Ma che è? Vabbè, la sfortuna della realtà. No, però io non posso parlare di sfortuna perché oggi ho aperto quel pacchettino lì e abbiamo trovato due doppio pull. Quindi non posso assolutamente parlare di sfortuna. Anzi, sono stato fortunatissimo. Cioè, becca di questa sfortuna. Ciao, apriamo qualcos'altro? Dobbiamo fare la seconda gara visto che sono già ai 40. Facciamo questa seconda gara, va. Alberto, Gennaro, Tonia, Stefano. Immagino che questa sia Deborah e Vincenzo. Non si è aggiunto nessuno? Se aprivi la 2, come ti avevo detto io, c'era Charizard. Adesso la apro la 2. Se mi dici così, cosa pensi? Che non torno indietro? Subito torno indietro! Vincenzo. Mentre Vincenzo sceglie il suo numero, sapete che abbiamo le ultime quattro bustine di Ruler of the Black Flame. Non ho la minima idea se la Secret è uscita oppure no. Però abbiamo quattro bustine, 2 euro a bustina. Stefano dice che in questa bustina qua c'è Charizard, ok? E adesso, fin da quando Stefano sceglie il suo numero, scusate, Vincenzo sceglie il suo numero, sapete che potete acquistare queste bustine a soli 2 euro. Se non le acquistate voi, io aprirò quella con Charizard. Se non è un numero, Vincenzo, mi serve un numero, voglio sapere cosa. Se ti porti a casa qualcosa oppure no. Se c'è lo zar te lo compro. Noi vendiamo qua le carte singole, me le porto a casa. 3 e 5 euro lo prendo io, Lele. 3 a 5 euro le prendo. No,
No, grazie. 14 Vincenzo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bulbasaur! Molto bene. Bulbasaur! Bello, bello, bello. È un peccato che queste carte qua. Avete notato che tutte le carte promozionali che mettono. Io non capisco una cosa, ma Pokémon è una compagnia gigante, giusto? Da biliardi. Ma cavoli, ma puoi inventarti un sistema per mettere le carte promozionali dentro le collezioni senza che si pieghino? Non è possibile. Poi non è che sia neanche. Questa non è ancora piegatissima, però ne ho viste veramente di belle. Belle piegate. Perché le chiudo dentro queste cose di plastica e in qualche modo si flettono. Sempre, in tutte le collezioni. What a disgrace. What a disgrace. Ok, questo è di Vincenzo, 822. Ci siamo. Io vi ho dato la vostra opportunità. No, rifiuto l'offerta di Gennaro. 3 a 5 euro. Però accetto l'offerta di Stefano che dice, se apri qualcosa lì, c'è Charizard. Ho fatto proprio la cavolata a tirare da qua. L'ultima cosa che vorrei è rovinare le carte. Vabbè. Vediamo se Stefano aveva ragione. Vupi. Delphine. Sobblu. Trevenant. E il gatto pardo. No, non avevi ragione. Non ce l'avevi la ragione. Ma non c'è neanche la linguetta. Chissà come si strappano queste cose qua. Sono proprio curioso. Wow. Well. Not good. Però la mia fortuna con uno di questi. Alla faccia vostra. Madonna, se becco quel robo lì che vola. Quante ne restano? Ne restano solo tre. 1, 2, 3. 2 euro l'una. E ti ho appena portato via un'arancia e una mela, quindi. Questo potrebbe voler dire solo una cosa. Ti ho aumentato le possibilità che dentro lì ci sia qualcosa. Però aspetta, vediamo se tiro fuori qualcosa da qua, almeno. Un'arenna. Also called Rudolph. And then we have l'evoluzione di Sawin. Possiamo spegnere questa. Vincenzo, puoi spegnere la tua papera? Ok, ce l'ho fatta. Ah, l'evoluzione di Sandwill, Vulpix. Il ghiacciolo. Oh. Ok, non è un'alternativa art. Quindi non è il requadra che stavo cercando. Però va bene, siamo tutti pronti? Siamo tutti pronti? Sta ballando lo schermo? Ok, ci sono. 3, 2, 1 e Dragonite! Livellino! Bello Dragonite! Tanto, se non ricordo male, l'abbiamo trovato anche nel box di prima, quello, l'altro, il box pieno di quelli, infatti, di Blue Sky Stream. Le prendo io, cos'è che prendi? Ah, le buste. Ok, allora non le aprirò io. Sì, è arrivata la mail. È arrivata la mail! Mi sa che qualcuno. Tanto quelli sono le ultime del box. Questo possiamo buttarlo. Ok, vabbè, questo lo buttiamo.
Intanto Alberto mi scrive una mail e mi scrive le tre buste. Ma io ma posso dire, ma io ma dico io, ma tu puoi scrivermi le tre buste. Adesso mi tocca mettermi qua e fare un altro appunto. Alberto. Ruler. What time is it? 8:49. Ottimo, ottimo. Speriamo che troviamo dentro qualcosa dentro queste buste. Sei pronto, Alberto? Non mi ricordo neanche se abbiamo trovato la full art da qua. Grazie intanto, Alberto. Vediamo. Se c'è questo Charizard di cui tanto ci hanno parlato. Sto continuando a prendere dentro voi. Voi vi prendo dentro. Siete dritti? Sì. Spacchetta subito! Dammi la scatola se la butti. No, dove te la metti la scatola? C'hai tre box dentro il tuo. Dentro la tua di scatola. Tu hai già l'anniversario. Il 25esimo anniversario e 151. Non ci stanno più altre scatole. A meno che non vuoi cambiare 151 o quella dell'anniversario, ma non credo per ossidiana infuocata. Nel prossimo box. Se vuoi posso mettertela dentro al prossimo. Ora del prossimo box sai quante ne abbiamo aperte qua. Anche perché stanno arrivando i nuovi ordini. Abbiamo Magamago. Ci ho messo un po' ma ci sono arrivato. Il fiorellino, il pesciolino, Electrolyte e Genghis Khan. Non un buon inizio, però va bene, perché quando non ci sono i buoni inizi, ho già capito che quel Dragonite rimane lì. No, fammelo spostare. Perché io so che se faccio così, okay, dopo, quando c'è da darti le carte, ti do anche il mio Dragonite. Vai, Oddish. Quello con la lingua. Togepi. Lui ce ne abbiamo. Abizzeste. E la ragazza di Lichong. Ma non è possibile. Non è possibile. Vuol dire che sono quattro pacchetti vuoti. Please. Please. Come on. Come on. Lichong. Phantom. Non so chi sia. Trevenant. E un fiorellino. Che sfortuna. No, caro Stefano, ci devi un pacchetto gratuito. Le sconto 5 bustine di 151. 7 per 5, 49, giusto? 7, 14, 21, 28, 35. 49 lo sconto. 49 in tutto. E possiamo fare... No, possiamo fare no. Possiamo fare 7 euro per oggi. Però posso fare un'offerta per i 151 per tutti, non so, magari la prossima settimana. Devo bene ricontrollare i prezzi dei 151, perché la cosa è questa, che non vorrei svendere i 151, perché sono sicuro che a un certo punto quelli lì cominceranno a salire. E quando cominceranno a salire quelli... i nostri che abbiamo qua a 7 euro verranno venduti velocissimamente. Ma come 49 mi fai morire? 7 per 5 fa 49, giusto? Quindi 49 euro è lo sconto che posso fare. Questo è lo sconto che possiamo fare da queste parti. Alberto.
817. E c'è delle carte qua perché sono... i famosi Ponita che non ha voluto scambiare. Mettiamoli lì bene chiusi, così almeno non si rovinano. Allora, mo ti mando 40. No, non mi manda. No, 7. No, 7 per 5 fa 35. Sto scherzando, sto dicendo. Sto scherzando. Per adesso te l'ho detto perché secondo me. Saliranno molto i 151 e noi saremo quelli che prenderanno meno dai 151, perché non li sto stoccando, come si dice stoccando, non li sto mettendo via, non sto comprando 151 a blocchi e li sto mettendo in magazzino, non lo sto facendo, non mi interessa farlo, non lo voglio neanche fare, non è più una cosa l'avrei fatto nel col primo negozio, quello di collezionismo, e l'ho fatto onestamente. E ha funzionato, va tutto benissimo, però non è una cosa che voglio ripetere. Non voglio riempire ancora il magazzino di prodotti Pokémon da tenere qua 2 anni e venderli dopo 2 anni. Preferisco farli girare subito quelli che abbiamo. E quindi 7 euro mi sembra un buon prezzo. Però se voi aspettate 4 mesi vedrete come vi sembrerà un buon prezzo a voi. Vedrete che non ci arriveremo a 4 mesi. Dagli le vincenze quei Ponita! No, non gli diamo niente! Non so neanche dove li ho messi, onestamente. Non so neanche dove te li ho messi. Queste qua sono delle olografiche. Ok. Questo è orso. Ah, holographic. Ok. What's going here? What else? What? Where are they? Wait, I'm lost. Ma sai che non... li ho persi? Are they here? Wait, what is going on? Oh, here. There you are. Tu li vuoi tutti e due, Vincenzo e Ponita? Vogliamo le promozioni. Hai ragione, Debora. Sono stato malato e non ho fatto più promozioni. Però mi piaceva quella cosa di fare una promozione al giorno. Le qualche action figure come la bambolina di Demon Slayer ne è ancora? Sì, ne ho. Adesso te le faccio vedere. Non ne ho più tante, ma te le posso far vedere. Allora, questi qua li stiamo dando a Vincenzo, giusto? Infatti ho i TP, i UPC Seal e non li apro. No, infatti, se tu li tieni... Però devi avere commitment. Devi essere molto... Non so come si traduca la parola commitment in italiano, però devi essere molto focalizzato sul tenerli, perché se tu li tieni 2 anni veramente senza aprirli, magari 3, chi lo sa, sicuramente saliranno di prezzo, soprattutto questi qua, i 151, che sono già... perché sono... non perché è un prodotto particolare, perché non c'è niente di particolare nel set, onestamente, ma perché il prezzo di base è già molto alto e quindi continueranno a salire. Non sono sicuro della stessa cosa per gli articoli giapponesi, perché loro hanno alzato talmente tanto il prezzo per questo set e abbiamo avuto così tante ristampe, e comunque abbiamo avuto un anno di stampe nelle altre lingue, che se siamo fortunati questi qua in Giappone che si sono tenuti, che hanno comprato a 50 euro a box e volevano rivendercelo a 150, se siamo fortunati se lo tengono sul groppone, e io non li, quando si scenderanno a 60, 70 o magari anche 100 euro non li comprerò lo stesso, farò comprare a quelli che non hanno
a quelli che dicono sì, non mi interessa, l'importante è che spendo poco. Loro se li potranno comprare. Io non aiuterò questa gente che si è riempita le case di box a 50 euro per rivenderli a noi a 150. O sono veramente schiattati. Va bene, non ti capito. Scusatemi, sono. Non mi piace quando questa speculazione selvaggia fatta dai giapponesi. Perché se voi andate in Giappone non pensate che andate nei Pokémon Center e vi vendono i booster box a voi. Quindi non mi è piaciuta la speculazione che hanno fatto i giapponesi, che sono andati nei Pokémon Center, hanno comprato tutti i booster box di 151, se li sono messi tutti in casa, li ha messi tutti in vendita a noi dell'Ovest a 150 euro. A me questa cosa qua non è andata giù. Lele, è la prima serie di Pokémon, la nostalgia ha fatto collezionare anche chi non collezionava, me in primis. Non è la prima, in che senso è la prima serie? Ah, perché i Pokémon che ci sono dentro sono della prima serie? Sì, ma sai quante? È uscita anche la Classic Collection, scusa. La Classic Collection riprende tutta la prima serie con carte di qualità maggiore. E allora sì che io capisco. La qualità della carta è maggiore in ambo le lingue, inglese e giapponese. Allora lì sì che capisco, puoi pagare, devi pagare un premium. Di fatto, la Classic Collection, che è uscita sia per il Giappone che per il pubblico mondiale in lingua inglese, è il prodotto, è l'articolo Pokémon più costoso ad oggi uscito. Vuol dire che prima, non, che questo articolo qua è l'articolo Pokémon più costoso, quello che costa di più. Semplice, no? È quello più costoso. E paghi la qualità, perché la qualità delle carte, la qualità del. Sono tutte olografiche, la qualità del set è fatto in un materiale particolare. Allora sono d'accordo a pagare di più, pagare la società Pokémon che ha stampato. Non sono d'accordo a pagare il doppio. Adesso scusami, il 200% in più, perché se loro hanno pagato 50. I box in Giappone costano 50 euro 151. Loro li stanno rivendendo dall'inizio a 150. A me sono arrivati a 110-120, una cosa così. Non ho mai pagato i box così e non li pagherò. E mi è stato spiegato che letteralmente i giapponesi hanno stoccato le case con i box 151 a 50 euro per rivenderli alla gente come noi. E a me questa cosa qua non è andata giù, non mi interessa che è il primo set e le figure, non mi interessa assolutamente, tenetevi le figure, tenetevi il primo set, non mi faccio infinocchiare da quattro poveri che fanno le file di 12 ore ai supermercati per comprarsi tutti i box che trovano e avere un profitto sugli altri esseri umani. Brutta cosa. No, non voglio incentivare questa cosa per nulla al mondo. Non la supporterò, non con i miei soldi. Fatelo voi. Ti piace One Fifty One o per te? Se lo prendi in giapponese, questo è quello che supporti. Mi spiace, ma è così. Tutto qua, è solo quello. 817 questo era. E ho messo via i Ponyta che devo dare a Vincenzo. Ok, Vincenzo ti ha dato. Alberto ti ha dato i due Ponyta che volevi. Anch'io sono tornato a collezionare per 151. Ma no, ma. Però aspettate un attimo. Io parlavo in particolare del set giapponese di 151, ok? E un'altra cosa è questa, perché anche 151 in italiano comunque è più caro rispetto agli altri set. Ad esempio, Crown Zenith, se non ricordo. No, non è più caro in effetti. No, l'UPC costa uguale. No, in italiano e in inglese questo discorso non c'entra niente perché il prezzo è relativamente simile. Forse costano un pochino di più le collection e basta. Quindi va bene. Nel senso, in italiano e in inglese il discorso che ho appena fatto decade completamente, non c'entra assolutamente niente. Parlavo solo della lingua giapponese. Grazie ragazzi, veramente le holo, le reverse 151, se non le prendete mi aiutate tantissimo. Ok, allora a Vincenzo interessano le holo e le reverse. E anche Gennaro dice, io qua non compro più niente. Ma come no? Ma se 3 giorni fa hai detto che
stai scaldando il portafoglio che appena esce Paldea Fates, Paldea Fates, e la cosa di Paldea ti diventerai povero. Lelle! La scatola la puoi aprirla sotto, così ci sta. La scatola puoi aprirla sotto, così ci sta. What? La scatola. La scatola posso aprirla sotto, quindi ci sta. Il box di carte. Non capisco. In che senso posso aprire il box di carte sotto? Help! I don't understand. Il box delle carte che abbiamo appena... Il box delle carte che abbiamo appena aperto. What? Aspetta, ma tu intendi questo? Che bello, da una parte c'è scritto Pokémon e se togli l'etichetta c'è scritto annullato. Inteso come garanzia annullata. Beh, non so che tipo di garanzia diano, però... Allora... Ok, proverò a metterlo dentro. Se ci sta... Vabbè, voi non vedete comunque. Se ci sta, lo metto dentro. Se non ci sta, lo lancio dal balcone. Che non ho, però... Ok, ci sono. L'ho aperto, te l'ho messo lì. Se ci sta bene, se non ci sta lo butto. Ci siamo capiti. Ok. Facciamo quest'altra gara? Allora, il mio Dragonite. Quindi tutti avete iniziato a collezionare per 151, ok. Vabbè, l'unico set che non mi è piaciuto era proprio di 151. A me non piacciono le folle, questo non mi piace. Non mi piace neanche l'idea di prendere un set che piace agli altri. Preferisco prendere un set che non ha preso nessuno brutto. Piuttosto che prendere un set bello che prendono tutti, però quella lì è la mia malattia mia. Just fallo stare. Sì, ti schiaccio tutto, rovino carte, pacchetti, però l'importante è che ti arrivi. No, no. Fallo stare. Lo posso usare come contorno, se vuoi lo apro e lo metto intorno al box. Va bene, faccio del mio meglio. No, non ho problemi, io ci provo, tanto se riesco bene. Eccoci qua, vediamo, abbiamo Tonia, ci sei ancora Tonia? Debora ci sei, Stefano, Gennaro e immagino che sia Vincenzo. Chi è che ha vinto prima? Non mi ricordo più. Due di voi hanno vinto, Pokémon ha vinto, è stata la prima. Chi è stato il secondo? Chi è quello là in fondo vestito da panda? Eccimè! Gennaro, quello lì in fondo vestito da panda magari sei tu, io ho vinto. Allora, sì, se non è Vincenzo è per forza Gennaro. Guarda, Gennaro è qua sotto vestito da orso. E poi c'è questo qua vestito da panda che non so. Vabbè, vi faccio partire. Alberto! Stefano c'è! Perfetto, perfetto.
No, tu ci sei, tu sei il panda, Alberto, proprio tu sei. E Deborah, la mia papera è bruttissima, dice Stefano. Ma come? Non ci sono papere brutte, sono tutte belle. Sono tutte belle le papere. Ok, allora. Dammi un numero, Debora. Due. Vuoi che alzo? Ok, scegli due da sinistra o da destra? Perché stavo mischiando mentre ho letto il numero e... Va bene, anche ce ne freghi niente, però... Ti do una possibilità in più. Non cambia assolutamente niente. Destra o sinistra? Mi raccomando, il 50% di possibilità. O Psychic devi prendere o il ferro. Destra. Uno. Due. L'ha trovato? Brava. Brava, Deborah, brava! Dovete imparare tutti da Deborah, vedi? E da chi azzecca al 25%, perché bisogna essere veramente bravi. Bravi o fortunati, scegliete voi. A me piace pensare che siate bravi. Allora, 816, mi è arrivata una mail. Allora, 816, Deborah. Che la pecora sia con te. Ah, tu avevi Goku. Tu hai Goku, Deborah. Quindi se qualcuno vuole scambiare... Qualcuno ha detto Goku. Forse Pokémon ha detto qualcosa con Goku all'inizio della live. Non pensavo di avere Goku. Bella lì, ma non ve lo darò mai. Diglielo, diglielo. Diglielo che non glielo dai. Faglielo sapere però. Allora, mi è arrivata una mail. E la mail è di Vincenzo che dice: Lele, vorrei aprire 4 pacchetti di 151 dalla 6 in poi. E vorrei due pescami, pescami. Due pescami, pescami. Allora. Dalla 6 in poi. Ah, dobbiamo contare dalla 6 in poi. Vabbè, non c'è problema. Vuoi dirmi qualche numero o andiamo a caso qua con i dromilli? Mi fido di te. Buoni, dalla 6 in poi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volevo fare anche un'altra cosa che era più avanti farò un piccolo deck come questo qua, magari da 20 posti, e dentro al deck ci sarà una carta vincente, ok?
tutte le volte che acquistate un box, prendiamo un pacchetto e lo mettiamo, non da quelli di Vincenzo, prendiamo un pacchetto da quelli che abbiamo qua e lo mettiamo da parte. Tutte le volte che acquistate un box, prendiamo un pacchetto e lo mettiamo da parte. Prendiamo un pacchetto e lo mettiamo da parte. E tutte le volte che acquistate qualcosa, sempre, peschiamo da quel deck e se esce quella carta, prendete la pila di pacchetti che abbiamo salvato fino a quel momento. Cosa ne pensate? Magari non mi sono spiegato bene. A quanto vendi The 151? A 7 euro. E l'ho visto fare da quelli che vendono i box di One Piece. In pratica, ogni box che vendono di One Piece mettono un pacchetto da parte. E quando qualcuno trova la manga, regalano tutti i pacchetti che hanno messo via, che generalmente sono tanti, regalano tutti i pacchetti a chi ha vinto la manga. Quindi chi ha vinto diventa strafortunato. E a me questa cosa qua è di premiare ancora chi è già stato fortunato. Preferisco premiare chi è sfortunato. Scusa, ma fammi capire. Non è meglio premiare chi è sfortunato di continuare a ripremiare quello che è già stato fortunato? E vabbè, comunque. Allora, ho pensato a questa cosa qua. Sarebbe carino da fare. Tutte le volte che prendete un box, mettiamo un pacchettino da parte. E tutte le volte che acquistate, a prescindere anche che acquistate un pacchettino solo, avete la possibilità di pescare da lì e eventualmente vincere i pacchettini che abbiamo messo via. Ti sei spiegato benissimo, Lele. Ah, meno male, va. Sembra di aver fatto un casino. Meno male, grazie. Ok, Vince, sei pronto? Vabbè, tanto questo qua. Non voglio dire niente, non voglio dire niente, però fate attenzione. Fate attenzione al ragazzo. Vincenzo, 4 pacchettini, un po' di musica, la luce, a fuoco. Ma i pacchettini sono del box? Sì, tutti i pacchettini che abbiamo, non abbiamo pacchettini, tutti i pacchetti che abbiamo arrivano da box sigillati, tutti. Non prendiamo, non compro pacchetti, i miei fornitori vendono solo roba chiusa e sono fornitori ufficiali pochi. Guido, Zubat, Goldin, Cloyster, Victreebel, Pidgeot, la pizza ferra Pokémon, Growlithe e... Ok, questo qua si chiama Marowak. Ma puoi chiamarlo Cubone e l'altro puoi chiamarlo Marowak? Ma qual è la differenza? L'osso è la differenza, guarda. Allora, Cubone ha l'ossicino piccolino e Marowak ha la mazza. Qui c'è il pool, dice Gennaro. Nei 4 pacchettini ci dovrebbe... Almeno uno deve esserci. Nel senso, nel gioco, quando uno prende un box, gli si toglie un pacchetto e gli si mette da parte. No, 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 no. Quando uno acquista un box, io prendo un pacchetto dei nostri, di questi qua che abbiamo qua, e lo metto da parte. Acquistate, fai conto, devo acquisti un box, acquisti questo box qua. Io prendo un pacchetto da 51 e dico ok, questo qua perché è acquistato un box, lo mettiamo qui. Ok? E tutte le volte che acquistate qualcosa, anche un pacchetto solo, magari adesso Vincenzo ha acquistato 4 pacchetti, giusto? E fa una pescata da questo deck dove ci sono 20 carte, di cui però una è un jolly. Ok, fai conto che sono 20 carte uguali tranne una. E se pesca questa carta, chiunque compra qualcosa ha la possibilità di pescare, e quando pesca, se trova il jolly, becca tutti i pacchettini che abbiamo messo da parte fino a quel momento, fino a quel momento. Ok. Questo qua lo mettiamo là. E allora è bellissimo così, Lele. Hai visto?
Sì, magari riusciamo a premiare un po' tutti. Voglio cercare di fare le cose quante più equo equo è possibile. Non mi piacciono affatto le cose. Premiamo chi è stato. Guarda questo squirrel. Premiamo chi è già stato fortunato. Non lo so. Cavolo, è già stato fortunato. Ha vinto tutto. Questo qua ha trovato una manga. Carta da 2000 euro. Cosa rifacciamo? Regaliamo 20 pacchetti. Ma che senso ha? Regalare a quello che ha aperto un box e non ha trovato niente. Zubat, Goldin, Nidoran, Dugong, Hitmonchan, bellissima sta carta. L'ho fatta bene, mi piace proprio. La vuoi? A te non ti servono i comuni, ti serve quella comune? Seeking, Venomoth, Abra Antica. Mi sa che è un'olografica, maledetta Beedrill. Ok. Anche i comuni, voglio tutto. Va bene. Tutto, ok. Buono, sta buono. Tutto. Queste le mettiamo qua. Quella è caduta. Quella voglio slivarla perché a me piacciono tantissimo le energie. Non mi interessa che non valgono niente. Mi piace, mi piace. Ci farò quello che voglio, no? Ok, vai. Abbiamo iniziato tranquillamente. Adesso cerchiamo di risollevarci almeno un pochino. Prima del gran finale. Oh, vabbè, una dietro l'altra. Te la slivo dopo. Beedrill, dallo anche ai bambini. Ce l'ho tripla, quadrupla, quidrupla. Ne ho tantissime. Magmar. Orsi. Abra. Diglett. Dugong. Mo te la prendo, non mi interessa, guarda, me la metto proprio via. Seeking. Magikarp. Bellino Magikarp. Probabilmente uno dei miei Pokémon preferiti. Execute. È un'olografica. Omastar. Damn, Daniel! No, 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 bo 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 bom, no! Allora, tranquillizziamoci un attimo, aspetta, facciamo qualcos'altro. Apri qua, apri, metti qua, sliva, sliva. Buono, sta buono lì un attimo. Sliva qua. Vediamo cosa abbiamo trovato di bellino qua. Fammi vedere, va. Fammi vedere cosa. Oh, era bellino. Ah. Adesso già mi sento un pochino meglio. Guarda bellina. Guarda che bellina. Weirdear. Character card. La Astral Radiance. Molto bellina, vero? Questa è bellina. Sì. Ok. Adesso vediamo un goccino d'acqua. Tranquillizziamo un secondo. Dobbiamo aprire quest'ultima busta con tutte le energie che abbiamo. Pronti? Ok, io sono pronto. Sono pronto. Energie positive. Energie positive. Pronti, pronti, pronti. Concentrati. Allora, il codice. Un'altra. No, ma tutte fispo, tutti i pugni. Speriamo che non siano tutti in faccia. Allora. Ok, questa non è una buona cosa. C'è un ditino di bianco. Un serpente. Ekans, Ekans. Lui. Cubone. Cute che guarda la luna. Vulpix. Magnemite. Gli avanzi del cibo di ieri.
Persian, Milk, Primate, Ambra Antica, Reverse e Jolteon. Niente. Non sono riuscito a portargli fortuna questa volta. Ma niente proprio. Nessun tipo di fortuna. No, no, no. Niente. Per la prima volta non siamo riusciti a trovare qualcosa dentro uno dei bundle di Vincenzo. Vediamo la carta giapponese cos'è. Ma è la stessa di ieri. Cos'è? Abbiamo ripresa? Ce n'erano due? Non è la stessa di ieri. Qualcuno l'aveva tirata fuori ieri questa carta. Non bene, non bene, non bene. Allora, visto che hai aperto 4 pacchettini, Vincenzo, e in 4 pacchettini non hai trovato niente, ti do io una V. Sempre io? Sempre tu? Ok, quindi c'è il doppio. Ma vediamo se il nostro premio di consolazione almeno hai un pull su 4 pacchetti. Chi è? Lui, non so chi sia, però è tuo. Il cane randagio. Tanto devo ordinare quelli lì, me lo sono anche detto e non l'ho fatto. Ok. E voglio ordinare un po' di singole. Se voi avete in mente delle singole non italiane, fatemelo sapere perché potrei metterle nel mio ordine. Vi servono delle singole non italiane? Parlo di Ekei giapponesi o inglesi. Ci sono delle carte che vi piacciono, che vorreste avere, in particolare giapponesi e inglesi o inglesi? Allora posso prendermelo il doppio di Hitmonchan? Me lo prendo, eh. Ne hai due, tu che te ne fai? È una comune? No, è una non comune. No, è una non comune. È tua, grazie. Questo non lo prendo io. Cioè. Grazie. What do I have to do? Okay. Your box 822. Tra l'altro il tuo box abbia spedito, vuol dire che questi qua rimangono qua per un po'. Ma tu hai già dei pull qua, cosa che hai? A parte lei again. Tu hai Charizard qua. Ok, ok. Ok, ok. A22. There you are. 822. Che sfortuna! Adesso mi tocca. Volevo aprirlo io adesso, 151. Newton. No, 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 no. Adesso non posso aprirlo, giustamente, perché se hai preso così tante pugni, vuol dire che. Vuol dire che lì ci saranno i pull, giusto? Quindi non pesco da lì. Quante blue sky ci sono nelle? Non ho Deborah, fammi vedere. Tante, tante, lascia perdere. Tante. Tante, troppe anche per poterci pensare. Però abbiamo poche Raging Surf. 3 3 6 7. Anzi, apriamo Raging Surf. Mi dite un numero, lo apro io per voi. Cioè, se volete aprire voi, chiaramente li aprite voi. Però ne apro io uno con voi. Apriamolo insieme. Ieri era la giornata da spacchettamenti. Quando è che è stata quella serata lì che dove non riuscivo a fermarmi? C'erano tutte. Le mani d'oro avevo. Vi ho spacchettato delle cose assurde l'altra sera, vi ricordate?
Mi rimarrà sempre impressa quella 3, 4, 5, quella serata, cavoli. Abbiamo fatto due in tutte, come anche in tutte le volte quando date i numeri, c'è un'ottima possibilità che utilizzate gli stessi. Ve li leggete, li riscrivete o... Sono curioso a questo punto. O è semplicemente sintonia. Alberto, lo vuoi, Blissy? Bravi, bravi. Scambiatevi le carte, che è quello che dovete fare. Intanto io apro Raging Surf, il pesce. Non so chi sia, però è bellino, ma che ha? Ma che bellino! Ma cos'è? Era grasso? Ma come va in giro lui? È solo sintonia delle Scraggy! Oh! C'ha tutta la pelle penzolante. Il disco ri... Oh. Oh. Ok. Chi è? Chi è che sa il nome? Chi è che indovina il nome? Chi è che indovina? Allora, questo qua è Raging Surf, quindi sono tutti pesci. Chiaramente poi azzurra. 320 Garchomp. Vincenzo prova a dire Garchomp, qualcun altro vuole provare a indovinare chi potrebbe essere? 320 di... Questo qua cos'è? Il costo? No, HP di forza. 320 è abbastanza grosso, immagino. 006. Palafin? No, non credo che sia Palafin. Non credo che sia Palafin. Questa cos'è? È una promo? Questa è una promo. Ok, abbiamo un Palafin e un Garchomp. Qualcun altro vuole provare a indovinare? Allo? Chi è che vuole provare a indovinare? Nessun altro? Vado, 5, 4, 3, 2, 1. Si è incollata la mano. Garchomp, aveva ragione Vincenzo. Bravo. Guarda che bellino, tra l'altro. Bellina sta carta. Bravi, bravi tutti e due. Ottimo, ottimo. Ultima prova. Nice try. Tra l'altro in questo set qua non dovrebbe essere Garchomp proprio la Secret Art Rare che si chiama la Chasing Card. Mi ricordavo che aveva Terra Crystal. Terra Crystal. I don't know what you're talking about. What? I cristalli che ci sono qua? Si chiamano Terra Crystal? Is that what you mean? È quello che intendevi dire? Quei cristalli lì sono Terra Crystal. Proprio bellina, cavoli. No, sono contento di avere questa carta, sicuramente la tengo. Beh, mi piacciono le EX. Mi piacciono tanto le EX. Magari sono... Boh. Tanto non dovrebbero valere neanche tanto. Per fare un bell'album di... Ma io non devo impegolarmi con queste cose. Allora, apriamo un'altra... In pratica Garchomp è di tipo drago, ma nell'ultima espansione, se vedi in testa, ha il cristallo d'acqua. Ha un cristallo d'acqua. Sì. Che è quello delle EX. Anche tipo Vespi qui non ha una roba del genere in testa adesso. Nelle EX. Ma l'avevamo già trovata la Secret di Garchomp? Non lo so se l'abbiamo trovata la Secret di quel booster box. Devo essere... Non lo so, non lo so. Perso il conto, sono proprio nella frutta. Poi non è che sono stato bene. Non ho avuto proprio la forza mentale di... Non lo so. Avevamo trovato, ti ricordi di quella cosa che avevamo trovato? Quella, la carta Alternative Art Maya?
Quella l'avevamo trovata, sì, l'ho trovata io con la corsa delle papere. Che carta avevi trovato? Avevi trovato Garchomp? A questo punto non mi serve neanche che mi dite i numeri, basta che scelgo i pacchetti a caso e li apro. Che carta avevi trovato? Che secret era? Mi ricordavo infatti. Garchomp, addirittura? No, non hai trovato Garchomp. Hai trovato la Chasing Card di questo set? Madonna, che fortuna. Ma dove ce l'hai in questo box? Voglio vederla. O nel box che ti ho già mandato? Ovviamente l'aveva pullata Vincenzo. Ma in questo box o nel box che avevi già pullato? Scusami, in questo box o nel box che ti ho già mandato? La live del primo finale. Oh, forse sì, mi ricordo una live del primo finale. Ok. E se non è mica stata la stessa sera dove stavamo pullando di tutto? Mi sa che te l'ho già spedita quella carta. Sì, anche secondo me. Beh, ti piacciono le EX, Lele? Beh, mettiti anche questa, sei a posto. Ecco, questa non mi piace, ad esempio. Non so chi sia il Pokémon, brutto come il peccato. Questo qua ve lo regalo domani. Brutto come brutto. Brutto lui. Brutto. Ok, questo qua, vediamo i bimbi. Cioè, queste sono per voi. È la stessa sera del premio Charizard Full Art. Froslass, tipo ghiaccio, terra tipo erba. Vabbè, hai detto quattro parole che non conosco. Erba l'ho capito. E ghiaccio. Erba e ghiaccio. Mi viene in mente Mojito. Vai, facciamo questa gara. Erba e ghiaccio. Ma no, no, saranno veramente 3-4 anni che non bevo un mojito. Ma farei volentieri un mojito. Allora, scusate, mi sono perso. Gennaro c'è ancora, Alberto c'è ancora, Stefano c'è ancora, e questa è Deborah. Tonia, ci sei? Allora, chi è che non ha ancora vinto niente? Questa qua è l'ultima gara, perché le avete prese tutte le cose, meno male, va. Quindi, questa qua è l'ultima gara, e non è l'ultimissima gara, questa qua è la gara dove chi non ha ancora vinto niente partecipa. Quindi, Tonia c'è, Gennaro c'è, Alberto, tu hai vinto questa sera qualcosa? Chi è che non ha vinto niente? Ok, ditemi chi non ha vinto niente, io lo aggiungo. Tonio non ha vinto niente. Gennaro non ha vinto niente. Alberto? Stefano? Avete vinto? No, non ho vinto niente io. Il Blissey chi l'aveva trovato ieri? Sempre Vincenzo, ne ha due. Se lo vuoi, chiediglielo a lui che ce l'ha. Ne ha uno in più. Basta? Tolgo Stefano, se n'è andato? Stefano, non ci sei? Hai vinto qualcosa tu, Stefano, oggi? Stefano 1, Stefano 2, Stefano 3. Siete solo in 3 a correre. Tony, Alberto e Gennaro, tutti gli altri hanno vinto. Lo prendo come un sì. Dai, vai Vincenzo. Va bene, intanto io faccio correre. Che me frega. Start. E sembrerebbe che Gennaro ci voglia provare. Va bene, Gennaro, sono pronto. Lele.
1, 2, 3, 4. Ecco, una cosa che a Gennaro non capita mai: vincere al 25%. Guarda le possibilità, poche. Solo il 25% di possibilità, vuol dire che lanci una monetina, azzecchi se è testo croce una volta su quattro. Hai trovato una carta molto bella, tra l'altro è ben centrata. E sono le classiche carte che io farei gradare. Perché tu vedrai questa qua. Questa qua se la dai a tua figlia. Tra 15 anni quella carta lì, guarda tantissimo. Allora, fammela mettere nel tuo box. Se trovo il tuo box. Dai, tuo box. Non è 813 il tuo, sono sicuro che non lo è. 803. Dov'è? Eccolo qua, trovato. Trovato il tuo box, 803. Quanto costa gradarla? 20 euro. Una ventina di euro, ecco. Tra l'altro non vedo l'ora di... Quando dovrò far partire una spedizione per CGC, la mia, ve lo faccio sapere. Così se volete mettere delle carte in più che avete qua, giustamente, o se volete spedire, vi conviene tenere qua le carte che vorreste far gradare. Perché non questo mese, ma magari il mese prossimo, se non il mese l'altro, vorrei mandare delle carte se ci sia a gradare. E se volete unirvi, le mandiamo tutti insieme. Prego, ma che bella carta, sono contento, abbiamo dato via tutti i regali. Questa sera, regali per tutti. Per tutti. Apriamo l'ultima bustina prima di fare il regalo finale, va bene? Cosa vogliamo aprire? Io quasi quasi aprirei uno di quei Battle Region. No, ma apriamo questi qua, perché tanto se è uscito... Se lui ha preso Garchomp, non ho neanche bisogno di chiedervi che busta devo aprire a questo punto. Bene, Lele, mi fai sapere con la tua lista e le tue mani se quel Charizard Full Art è meglio gradarlo? Ok, devo guardarlo. Devo guardarlo in giornata, non posso guardarlo qua. Dammi Bliss Vincenzo. Lele, dammi Bliss Vincenzo, ha detto va bene. What? Allora, devo dare il Bliss di Vincenzo a Alberto, giusto? Quello che mi state dicendo. Is that what it is? Confermo. Ok. Allora, il battere, il fossile, flamingo, il CD usato, plus. Vedi, ditemi adesso, onestamente, non paghereste 2 euro per avere questa carta? Perché io vi pagherei volentieri 2 euro per avere questa carta. Ma non mi interessa niente di quello che dite voi. Questa è la mia opinione personale, va bene? Quando mi ricapita di avere una carta così nella mia collezione? Mai! E se non mi piacessero le full art, io ve la metterei anche nelle Draw Me V questa qua. Però questa è carina e me la tengo. È proprio bellina. Ci manca giusto minus. Me la dai per 2 euro? Grazie, te la comprerei io per 2 euro, non al contrario. Com'è che funziona? Cioè, avete qua tutte le bustine che volete. Ma voi vi rendete conto che avete qua tutte le bustine che volete e venite a rompere le scatole a me che ho appena pulato una carta che mi piace? Ma andatevi a farvi un giro, non c'avete niente da fare? I'm joking, sto scherzando. Non me la do quella carta, è bellissima, guarda che bella. Anzi, ti dirò di più, guarda. Faccio anche così. Yeah.
pronto, guarda. Ci penso neanche, ma neanche per 3 euro me la darei. Il piacere di averla pullata mi piace anche. Se trovo minus minus, la tengo per un bel po'. Se invece non trovo il suo fratello, probabilmente potrei anche darmela, potrei anche mettermela insieme a quelle là. Ma guarda che bellina! I colori sono molto belli, mi piace molto il disegno. Tutto mi piace di lei. Sì. Quante ce ne possono essere ancora secondo te? No, non. Allora, se il box fosse chiuso, ok? Se il box fosse chiuso e dovessimo aprirlo adesso, ti posso dire che all'interno c'è garantita una secret altar, possibilmente due. Ho detto una cavolata. Allora, posso dirti che ogni tre box, due hanno la secret altar, ok? Ogni 3 box, 2 hanno la secret altar. È raro, ma si trova ogni tanto il doppio pool, quindi 2 secret altar all'interno di un box. E poi abbiamo circa dalle 4 alle 7 V o migliori. Quindi parliamo di V, character card, quella che abbiamo trovato adesso, full art. Dalle 4 alle 7 per ogni box. Però, essendo stato io malato e non avendo tenuto. Faccio adesso. Ultimamente faccio fatica perché all'inizio era uno o due box a tenere sotto controllo. Adesso che abbiamo avuto. Questa settimana abbiamo aperto 4-5 box. E mi è difficile riconoscere quelli che abbiamo. Tra l'altro sono anche stato malato 3-4 giorni. Quindi non so dirti quante ne abbiamo tirate fuori. Non ne ho mai idea. So che abbiamo tirato fuori quella dei Maya, che l'ho trovata io. Poi abbiamo trovato Plus Plus qua. Vincenzo ha detto di aver tirato fuori Garchomp e siamo a 3. Questo io so. Basta, onestamente non so più niente. Su quali box c'è la possibilità del God Pack? Su Vista Universe, che abbiamo finito. Abbiamo finito Vista Universe. Ah, te li hai presi tutti tu, bravo. Vista Universe c'è il God Pack. E i set speciali hanno il God Pack. Tutti, comunque, tutti i set giapponesi che hanno il God Pack, anche i coreani ce l'hanno. Perché i set coreani copiano carta per carta quelli che sono i. Copiano carta per carta quelli che sono i set giapponesi. Quindi i set coreani e i set giapponesi vanno a parallelo. E dove ci sono i God Pack da una parte, ci sono i God Pack anche dall'altra. È il tuo box questo. Te lo metto nella. Non ci sono ci state, guarda, onestamente, nel tuo box. Il tuo box è pieno, ci stanno giusto 4 carte. Probabilmente domani lo spedisco anche. Vabbè, vediamo se riesco a metterti. 816. Vediamo se riesco, non ti assicuro niente. Devo lasciarti qua fuori qualche carta, Deborah, o spedisco tutto? Cos'è che volevi tenerti qua? Jolteon tenia. Jolteon l'avevi dato a Pokémon alla fine? Com'è che era andata? Venticinquesimo anniversario non è più. No, però vorrei ricomprarlo. Costa un po', ma vorrei comprarlo. Il problema sarà trovarlo, perché il prezzo che vi ho fatto l'altra volta non è molto difficile. Qua non c'è una mazza, Deborah, è tutto nel box grande. L'ho mandato una mail. Ok, adesso guardo. Tra l'altro ho anche visto la notifica e mi sono perso a parlare come al solito. Lascia fuori Pan e Goku. Pan mi sa che è già nel box grande, però. Aspetta, perché sennò mi dimentico, devo farlo adesso. Arrivo, raga, prendo giusto il box di Deborah. Che è qua. Pan.
Questo è pan. E spero che sia pan. Se non è pan, ti ho preso un'altra figura. Ok. Cosa che hai detto? Pan e Goku. Basta. Ok. C'è il 1051, ce l'hai ancora? Sì, ho solo quella. Ok. Questo è fatto. Allora, questo qua lo metto fuori perché probabilmente domani spedisco il tuo box. È questo. Ok. Poi stavamo dicendo, la mail di Vincenzo. Charmeleon ce l'hai ancora? Probabilmente sì, ce l'ho ancora. Lo vuoi? Lele, io voglio 3 pacchetti di 151, adesso voglio il 6, 7 e l'8. Madonna, buono, buono, certo, va bene. Quanto conta? Gennaro, quanto vale Charmeleon 151 in italiano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Charmeleon di 151, sì, in italiano. Ma era Charmeleon o Charmander? No, Charmeleon, Charmeleon. Vado a vedere. €25, €25. Lele, ma tu vendi carte singole? No, io sono le mie carte. Però, allora, la cosa è questa: io non colleziono carte singole, non l'ho mai avuto in vita mia. Non sono interessato alle carte singole, ok? Perché sono già pieno di roba e mi piacciono solo le robe chiuse. Se non sono chiuse, mi piacciono le carte gradate, ok? Detto questo, aprendo i pacchetti qua con voi. Mi ritrovo ad avere delle carte singole che vorrei alcune far gradare e tenermi e delle altre non so ancora cosa ne farò e ne è venuto fuori che un giorno abbiamo tirato fuori un Charmeleon. Mi serve il Master Set, se vuoi ti mando €20. Il Master Set di che cosa? Il Master Set non ti do niente, non ti darò mai nessun Master Set che non ho Master Set, ma se avessi un Master Set non te lo darei mai a €20. Ah, Charmeleon. Mi serve prima. Ok, scusate. Allora, abbiamo Tangela qua. Vi faccio vedere le carte che sono rimaste qua. Non so che carte sono. Ci vedete? Spero di sì. Questo tra l'altro è la... No, questo qua è Evolution. Oh, lo conoscete lui? Lui è Meow di Legendary Collection. Molto bella questa carta e molto rara. Nessa, la vostra azzurra. Poi, tre Charizard, vedete, ci sono questo, ci dovrebbe essere anche un terzo da qualche parte. Vabbè, ci sarà, da qualche parte c'è. I vari Mew che piacciono a Deborah. Gengar, Goodra, Zacian V, molto bella questa carta. Tipo questa carta qua non sono sicuro di volerla dare a prescindere. Questo è il Charmeleon di cui stavamo parlando. Queste mi piacerebbe averle tutte 9 perché ce le ho già in giapponese qua. Quindi non so bene cosa voglio fare di queste. Non mi interessa assolutamente niente, niente. Questa qua vorrei farla gradare per me.
Ma quando hai pullato in italiano, Lele? Quando ho pullato in italiano? Quando ogni tanto io non apro, me lo sono perso. Ma penso di aver aperto veramente due pacchetti. Oh, sai cosa è successo? Raphael ha aperto una Poster Collection. E mi ha detto, voleva prendere un pacchettino. E mi ha detto, sai che lui ha la fissa che dentro le collection non trova niente. E niente, quindi ha detto, dammene solo una e vediamo se trovo qualcosa, altrimenti niente. E ne sono rimasti due pacchettini. E all'epoca io avevo ancora tutti le collection dietro stoccate in magazzino. Quindi sono rimasti questi due pacchettini in giro e penso di averli aperti così nella noia. Una cosa del genere è successo. Magari ne ho venduto uno e l'altro l'ho aperto perché si stavano annoiando, non so. Una cosa così. Debora c'era, mi ricordo. Nella noia abbiamo aperto. Nella noia abbiamo pullato. Badabem, badabem. Se lo merita Raffaele. Ma come se lo merita Raffaele? È arrivato, ha comprato un pacchetto e se lo merita lui. Ma scusa, tra l'altro l'ha scelto il suo pacchetto. Non è che io gli ho dato il pacchetto che volevo io. Gli ho detto quale pacchetto vuoi tra questi. Ha scelto il suo pacchetto, gliel'ho dato. E gli ho detto, ma questi due qua non li vuoi? No, non li voglio. Sono rimasti qua probabilmente 3 giorni. E li avrò sicuramente proposti a tutti. A tutti. Non è che li metto qua e nascondo i pacchetti. Li avrò sicuramente proposti a tutti. Volete dei pacchetti? Ci sono questi pacchetti. Se li volete, li volete. Se non vo e sai come faccio io? Se non volete questi pacchetti, adesso lo apro io. Se non volete questo pacchetto, lo apro io. E alla fine mi sarò rotto e l'avrò aperto. Tra l'altro, dove sono i pacchetti di Grand Zenith che volevo aprire? Ah, i pacchetti di contenuti mi sa che me li avete finiti voi. Voi me li avete aperti tutti. Non ce ne sono più in giro. Perché mi ricordo che avevo una busta di pacchetti di Crown Zenith avanzati da JTB che avevamo aperto l'altra volta. Vabbè, 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 basta, basta chiacchiere. Ma prima mi fa che mi hai rotto di parlare. Quello che stavo facendo me ne sono accorto mentre parlavo. Sai che mi perdo? Intanto poi, Deborah, pensa cosa dobbiamo fare con quella carta. Ah, perché adesso vi dovete scornare voi due, giusto? Ma poi non ho capito, vale 25 euro, io ve la devo dare a 20. Adesso vado a vedere io quanto vale. Fammi accendere eBay. Prima apriamo i pacchetti. Poi andiamo a vedere questo Charmander quanto, Charmeleon quanto vale. Debora, lasciami Charmeleon! E io che volevo trattare. Vale 18 Lele, ma non ti pago niente. E vabbè. Adesso va, allora facciamo così, dai. Vi do Charmeleon e un pacchettino di Regin Surf a testa, va bene? Così va a finire. Giusto? È quello che volete? Allora, vediamo Vincenzo intanto. Ma basta con queste fispom, ma tutte e tu le becchi. Solo pugni. Adesso vado a vedere su eBay. Allora, Seal. Ogni tanto la telecamera flicca un po'. Android. Doduo. Tentacool. Rattatatata. Kingler. Snorlax. Chilling. In the Shade. Sandslash. Raticate. Sandslash again, what? Sandslash. Ah sì, era. Come si dice? Non reverse. Oh, Genghis Khan EX. Non male. Non male. Hai visto su eBay? Non male Genghis Khan. Sono contento che abbiamo fatto almeno un pullino questa volta, tanto per iniziare.
Ce l'avevi? Ce l'hai Genghis Khan in italiano? Car Market. No, voglio comprare su eBay, lo dovevo prendere subito. Sì, l'avresti dovuto. Ma non so se te l'avrei dato perché non sapevo cosa farne. Finché non so cosa fare, non so. Non è che ho veramente necessità di vendere niente. Quindi finché non so cosa fare, non so. Non so se te l'avrei dato. Fammi dare un'occhiata adesso, vedo. Comunque, in effetti, se devo essere sincero, Deborah Marquez, appena l'ho trovato, mi fa quello lì, mettilo da parte che vorrei. Quanti ne hai trovati? Comunque, era interessata a Charmeleon. Trasferimento di Bill? Ah, oh, Flareon. Why are you doing this to me, bro? Non voglio cominciare con. Voglio cominciare con i pull grossi. Allora, Deborah sta con Francesco e io prendo quello di Lele. Ah, perché c'è anche Francesco? Oh, ti manca, ok? L'ora di ferro dalle bimbi. Ok, mettiamole qua così almeno le impostiamo tutte insieme. E in che senso tu sei con Francesco? Sì, la tengo dopo. Ah, anche tu ce l'hai, ok. Ci penso io a te, Deborah, non preoccuparti. Porygon. Electabuzz, Caffin, Tangela, Milk, aiuto di Mergy, aiuto di Giovanni, aiuto dell'altro, speriamo che ci aiutino veramente. Questo qua, la pista ciclabile, bella, sembra di essere in Australia. Hitmonlee e Dodrio. No, non ce l'abbiamo fatta. No, ce l'abbiamo fatta, però almeno abbiamo provato, ho fatto un pullino con Genghis Khan. Quanti pacchetti abbiamo aperto? 3, ok. Francesco non mi ha più risposto, oggi proprio non girano i pack. No, è vero. È vero che magari te li sei scelto proprio male, questi 6-7. Sono curioso di sapere cosa c'è in cima. Ti immagini? No, no. Allora, questa qua la diamo ai bimbi qua. Questa è la mia, questa è la mia, queste sono per i bimbi. Ok. Queste le mettiamo qua. Mettiamo a lui le comuni e non comuni. Vediamo di non aver fatto mischiate strane. No, non le abbiamo fatte. Dovevano arrivarmi due ultra premium da Toys. Ma le hanno perse e mi hanno rimborsato. Non riesco a prenderle con la promo. Ah, quella prendine 2, prendine 3. Com'è che era? Prendine 2, pagane 3 e ti danno indietro 100 euro. Com'è che era, Alberto? Prendi 1, ti danno 2 e poi fino a 100 euro. Vincenzo, tu sei? Ma dove sei sparito? 822. Quella lì era una bella cosa. Brava Deborah, sei stata proprio brava e sveglia a comprare quelle ultra premium. Perché tu cos'è che ne compravi due, giusto? E te ne davano tre, più o meno. E quindi cosa pagai? Tipo 300 euro? 100 euro l'una. Qual è il regalo di fine live? Il regalo di fine live è Raging Surf, questo pacchettino qua. Adesso guardo al volo il valore di Charmeleon e facciamo il regalo di fine live. Ci mette veramente un secondo. Guarda qua, eBay, analisi di mercato.
260 tutte e tre. No, 18,27. Meno di 90 euro l'una? Non ho capito il bimbo che piange. Ho detto, guardo. No, stavo chiedendo come funzionava la cosa del Toy Center. Stavo dicendo come funzionava la cosa del Toy Center, che ne comprate i tre e ti ha dato 100 euro di sconto. Charmeleon. Ti ha dato 100 euro di sconto, in pratica con 260 euro apparentemente ne prendevi 3. Ma tu non vuoi lo sconto, tu non vuoi il rimborso, tu vuoi i box, diglielo. Digli di rimandartene altri, tu non vuoi gli sconti. Lele, hai un set allenatore Crown Zenith adesso? Sì, ne ho diversi. Ho quelli in inglese, posso farlo a 6, te l'ho detto. E quelli in italiano posso farlo anche quello lì a 6, però ti do entrambi posso farli a 6 con 5 euro di credito. No, ma aspetta un attimo, no, no, aspetta un attimo. L'italiano non posso farlo a aspetta un attimo, fammi vedere questa carta, carte singole. In italiano se lo apriamo tutto e mi dai tutto. No, il box non te lo posso dare. Ho smesso, non spedisco più box a nessuno perché è troppo faticoso. Ah, giapponese non vale niente quella carta. In italiano vale. Questa è stata venduta a 26 euro comunque. Cos'è che avevate detto di prezzi prima? 18. Io le vedo vendute a 26. 20, 24. 18 è il prezzo minimo che avete visto, vero? 20, 25. Sì, infatti, perché qua sono tutte vendute a 26, 24. Va bene, allora, se Deborah vuoi Charmeleon, te lo posso dare a 18. E so che è meno del valore di mercato. Possiamo fare 20? Il minimo? Ah, se vuoi fare 18 va bene, 18. Guarda, è anche centrato. No, te lo do 18, è centratissima. Magari tanto non te ne frega neanche niente che sia centrata. Ah, ma c'è una print line qua. No, va bene 18, guarda, perché c'è una print line qua. Se non devi farlo gradare, è perfetto. Se lo fai gradare, sappi che prendi un 9. Non è un 10 questo qua, perché è centrato perfetto. Ma il problema è che c'è una print line qua. Adesso la faccio vedere. Ok, si vede subito qua. Vedete questa linea bianca che c'è qua? Questa linea bianca che c'è qua fa la differenza tra un 10 e un 9. Dovreste vederla qua. Quindi se la vuoi te la do a 18 perché c'è la print line. Però te lo dico, se non ci fosse stata la print line ed era bella da far gradare, non so se te l'avrei data a 18. Ecco qua. Va bene lo stesso, non lo devo far gradare. Ok. Fai prendere un altro top loader che si fa al buco qua, lo odio. Ma fammelo buttare questo. There you are. Allora, prendo il box di Deborah che è pieno zeppo. Questo lo facciamo. Te
Te lo spedisco una volta per tutte. Vedi, scusa, non ho capito quanto mi fai pagare il set allenatore italiano di Calanzani. Ti voglio tutto il contenuto, non la scatola, così lo apriamo in live. Allora, dovrebbe stare a 7. Che da quello che ho capito è anche il prezzo minimo degli altri posi, anche se li ho visti fino a 10 o comunque di Crown Zenith. Posso fare? Italiano tra l'altro, perché neanche in inglese. In inglese ne ho tantissimi, in italiano ne avrò 5 o 6. Posso darti un set al posto di 7. Posso dartelo a 6 con 5 di credito. Che non è una cosa veramente. Non so, ma lo dobbiamo fare adesso o possiamo farlo domani questa cosa? Debora, me lo vendi a 22? Ma non eri d'accordo con Francesco? Ce l'ha doppio. Prendilo da lui che ce l'ha doppio. Ok, possiamo aprirlo domani, che è un zenith, dobbiamo aprirlo, dobbiamo stare qua fino a mezzanotte. Quindi 60 con 5 di credito, facciamo qualche busta stasera? No, 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 no. Facciamo, no, 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 no. L'idea sarebbe quella di prendere qualche busta ogni tanto. Non possiamo fare 60. Sì, no, giusto, 60 con 5 di credito. Dovrebbe essere. Cos'è che ti ho detto? Io devo andare. Anche lei deve andare, dobbiamo fare il coso di fine live. Dai, devo andare, dai, dai, dai. Oh, mi state tirando matto, non ce la faccio, non ce la faccio perché già ancora c'ho la febbre. Non ho la febbre, però comunque non ho le forze per questa cosa. Allora, una cosa alla volta. Debora, ti ho messo la carta di là. Fammi mettere il tagliandino prima che mi dimentico. Cos'è che abbiamo detto? 18, 18 euro. Adesso facciamo la gara Pokémon. Dammi un secondo, Pokémon. No, 18 euro. Questo è un debito. Debit. Ok. Ok, la carta di Charmeleon è dentro al tuo box, Deborah. E ti metto anche questa. Prendi il tuo tempo, non c'è fretta. Io intanto ti preparo il pacco. Appena è pronto. Io intanto ti preparo il pacco. Poi quando tu vuoi, in qualsiasi momento lo chiudo, hai capito? Debora, domani mattina ti faccio un pacco a te. Lo chiudo e lo metto di là. E basta. Tu hai comunque qua la scatolina piccola. E mettiamo i tuoi pull dentro la scatolina piccola. Quando sei pronta tu, ma solo quando sei pronta tu, mi mandi i soldi di Charmeleon e ti spedisco il pacco perché è già tutto pagato il tuo. Dobbiamo solo spedirlo. Però non devi per forza mandarmeli oggi, domani o in questi giorni. Quando vuoi tu, il pacco è là. Appena mi mandi, te lo spedisco. Ti pago subito dopo la. Vabbè, fai come vuoi. Poi. Questo è andato. L'altro è Alberto. Alberto, possiamo fare se vuoi. Allora, questa sera possiamo farlo domani. Domani ti faccio 60 euro per. Ma è proprio una sciocchezza, guarda. Proprio fesso. Va bene, non mi interessa. Va bene, se domani facciamo, lo apriamo e facciamo una serata. Tomorrow is Sunday, va bene, dai. Domani facciamo apriamo Zenith Regale, facciamo la serata di Zenith. Posso fartelo a 60 e ti faccio 5 euro di. No, scusa, ma non avevo detto 65, 5 euro di credito. Mi stai facendo confondere con quello che scrivi. Cosa ho detto? 60 o 65 con credito? Perché mi ricordo di aver detto 65. Doveva essere 70. Tu lo trovi, io non lo trovo più 151, ti pago subito la live, dopo la live, due bustine stasera, dai. E quindi cosa facciamo? 65 e ti do 5, 60 hai detto. Quindi 60 e 5 di credito? Mi hai detto 6 a busta. Ok, 60 e ti faccio il tagliandino di 5 di credito che l'avevo già fatto per te. Che non l'avevo fatto per te, però l'avevo fatto. L'ho lanciato da qualche parte?
Ne facciamo un altro. Speriamo che non sia finito in qualcuno dei vostri box. Allora, dobbiamo fare 5 euro di credito a Alberto. E scriviamo credito, non debito. Ok, quindi adesso puoi spenderli come vuoi. Ho ricevuto anche la tua mail. Perfetto. Questo lo mettiamo dentro il box di Alberto. Stasera facciamo live fino alle 23. No, stasera la facciamo live fino alle 23. Qui io lavoro. Nel senso che sto lavorando, continuerò a lavorare. Questo è il mio lavoro. Verifica dopo le là. Dimmi quale box vuoi. Apriamo giusto un pacchetto veloce per te. E poi facciamo la gara di fine live. Sono le 10 e un quarto. Ma voi non andate a dormire? Questa sera after. Ma che after? Io sono vecchio, ho 40 anni. Non è vero, 36. 37. 1, 2, 3, 4. Adesso Pokémon mi manda al diavolo. Oh yes. 1, 2, 3, 4. Which one would you like? Qual è che vorresti? Numero 1, numero 2, numero 3, numero 4. Debora, lasciami il Charmeleon, lo scrivo in tutte le live. Oh, mi lasciate stare. Lo pescheremo l'altro Charmeleon, il quinto, quello che non si vede. Wait, what? Non so se c'è... No, in italiano. Come cazzo era l'altro? Boh. Sono sicuro di averlo, ma non so dove diavolo è. Non lo so dov'è. Non lo so dov'è. Sono sicuro di averlo, ma non so dov'è. Ho quello che pesa di più. Ma secondo te si mette. Ma chi è che si mette a pesare gli ETB? I pacchetti si pesano, mica le scatole. Quello che pesa di più. Questo è quello che pesa di più. Sei pronto? Quello che pesa di più. Ma i pacchetti si pesano, mica le scatole. Non penso proprio che funzioni in quel modo. Ti immagini se la gente si mettesse a pesare tipo i case? Vai, va bene. Quale va bene? Quale va bene? Questo qua... No, sceglilo tu per piacere. Guarda, sono 4. Bisogna dell'acqua. Ciao! Il primo a sinistra, this one. Ciao! Vedete la manina? Adesso Pokémon veramente mi manda a quel paese. Questo il coltello, stavo cercando di vedere la faccia tra la barba e gli occhiali, non vedere la ma niente. Ok, questo qua lo mettiamo qua. Questo qua lo mettiamo qua. Non ce l'ho io la faccia. Ho la barba e gli occhiali. Questo coso. Ok. Ah, questo qua non ci serve, giusto? Questo non ci sarà mai, non chiedermelo neanche. Questo manco più ti ci sta. Non chiedermelo, non te lo do. Queste probabilmente le sleeve, le cose potrei anche dartene. Se ci stanno te le do. Se non ci stanno non te le do. Hai la lista cartacea adesso. La lista cartacea delle carte che ci sono. Ok, ma non sto facendo il set. Non lo sto proprio facendo. I dadi non te li do. Queste cose qua non te le do.
Le promo, la promo non sono sicuro di volerla dare, volevo mettere dentro le V. Quanti pacchetti ci sono? 10 dovrebbero essere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Queste sicuramente ci stanno. Devo vedere il tuo box, le terre, le energie non te le do, tanto non credo neanche che ci stiano. Non so come hai messo onestamente il tuo box grande. Devo essere sincero, intanto mettiamo queste qua dentro il tuo box. Solo la promo e le sleeve. Io la promo non te la volevo dare, bella la promo. Vabbè, te la do. E così abbiamo imparato una cosa nuova, che le promo non le diamo. Questa la mettiamo qua e le sleeve, hai detto. Ok, questo qua c'è, a posto. Vai, apriamo un pacchettino. I separatori li tengo a sto punto. Io onestamente li uso anche i separatori, quindi me li tengo. Le energie servono per accendere il fuoco. Esatto, l'inverno qua fa freddo, no? Quindi le energie sono perfette. Prendiamo due pacchettini per oggi. Li abbiamo mischiati? Ok, eccoci qua. Prendiamo due pacchettini per oggi. Io che vorrei la promo di Paldea, non ne avrai mai perché voglio aprirle. Le promo vorrei aprirle per spedirle a gradare. Soprattutto quelle con Pikachu. Infatti ho detto che non voglio più spedire. Qua dobbiamo solo dare le buste. Vincenzo mi ha fatto capire questa cosa. Da quell'album lì che ho passato... È stata una brutta esperienza da spedire. Più che altro che non ci sono le scatole, quelle cose lì, le forme per... spedire la roba è un casino. Quindi se spediamo solo le carte è molto più semplice. E se ci teniamo le promo, magari riusciamo anche ad arrivare a pari al posto di perderci alla fine del mese. No, la promo di Paldia te la do se la vuoi. Anzi, la vuoi la promo di Paldia, Deborah? Ti piace? Vuoi quella italiana o quella cinese? Quella italiana, quella cinese è qua, disponibile adesso, 45 euro. Altrimenti ci sarà quella italiana 9/10, vuol dire non sappiamo ancora cosa sarà. Sempre uguale, precisa identica, però in italiano, 50 euro. Se la vuoi, arriverà presto. Due dovrebbero arrivare. Sono quelle che mando a gradare dai box che abbiamo qua. Anzi, dovrei andare a comprare ancora di Paldia Evolve. Ci sono. Questo è Crown Zenith. 1, 2, 3, 4. Pronti? Questo qua è Alberto. Intanto, grazie per l'ETB. Non vedo l'ora domani di aprire tutte le altre. Adesso apriamo queste due e vediamo come va. Shamin. Amici di colori. Il Carnevale. Biduff, pozione, Mr. Mime, quello lì, lo scorreggino, abbiamo iniziato Zenith Regale. È un set, questo qua è un set... dove non puoi sbagliare veramente, perché è impossibile non pullare qualcosa da questo set. È veramente impossibile, ha troppe character card, alternative art, full art all'interno, poi c'è tutta la trainer gallery, la galerian gallery, è just solo sciocco il set, sciocco con tutte le carte che ha all'interno belle. Solrock, la caramella non troppo rara, Luxio che si sta mangiando un Pokémon, non l'ho mai capito quello, Eleptol, Eleptile, Vuluvulu,
Shinx, bellino Shinx. Pancia. Bidoof! Oh, Scissor. Scissor era la tua rara. Un inizio moderato. Moderato, oserei dire. Moderato. E ci piace partire moderatamente. Non mi piace mai partire troppo lentamente. Però Vincenzo si trova bene a partire tranquillamente. Non saprei, guarda. A me non piace. Mi piace la moderazione, vedi. Se ogni pacchetto usciamo con una... ogni secondo pacchetto usciamo con una 3 gare, sono molto molto contento. Abbastanza centrata, è un pochino pesante a sinistra e ben centrata sul retro. Tra l'altro anche una bella carta. Manafi. Bellina, bellina. Ok, prendiamo le tue olografiche. Le mettiamo dentro qua. Prendiamo la busta. La promozionale è dentro di là come mi hai chiesto. Le tue sleeve sono dentro là come mi hai chiesto. Questi sono i tuoi primi due pacchetti. E domani... abbiamo gli altri, Alberto. A questo punto non spedirò mai domani il tuo pacco. Okay. Quello di Debra che spediamo, ok. Allora, per non sapere né leggere né scrivere, e poi voi sapete che a me non piacciono i dubbi, facciamo così. O lasciare dei dubbi. Non che ne... come se ne avessi altri, ma non ne ho. Però tiè, qua ci mettiamo la firma con scritto Lele. Sul sigillo, se avessi un anello e la cera userei quello, ma non ce l'ho, ho un marker e tanta fantasia. Hanno ballato ancora Vincenzo. Chiede se c'è tempo per un'altra mail. No, c'è. Ah, ma non si va a dormire. Andate a dormire, dovete andare. C'è Pokémon che ve le manda adesso. Dipende da cosa vuole aprire. Le usiamo in banca. Brava, brava. Lele. Buonasera, Cavalerio. C'è tempo, c'è tempo. Vabbè. Niente, qua sono l'unico vecchio qua. Siete tutti giovani dentro. Dentro però. Dai, tiriamo le 23. Eccolo lì, è arrivato l'altro. Eccola, è arrivata anche questa qua. Perfetto, perfetto. Ma voi non andate, ma non ce ne avete delle case dove dormire, non so. Riposare con le vostre famiglie. Non lo so. Come funziona questa cosa? Siamo qua dalle 8. 10 e mezza. Devo assumere qualcuno di giovane che sta qua con voi fino a luna di notte. Ciao Mimi! Ma tu non sei sveglia a quest'ora, Mimi. Sono le 10 e mezza. Non ti sei vista con Salvatore, vero? C'è di Salvatore anche, Mimi? Eccolo qua, sì. È lì con te? Digli a Salvatore che non può stare lì a dormire intanto questa sera. Faglielo sapere subito. Digli, ok, è arrivato il tempo. Anzi, sono anche... è già passato l'orario in cui se poteva stare. Caro Salvatore, no, sono da sola. Ok, allora va bene. Allora va bene. E cosa hai fatto? Non ho capito. Quindi ti sei vista con Salvatore e adesso sei da sola? Va bene, va bene, va bene. Le prime 5 di 51. Ok, 1, 2, 3, 4, 5,
Qui c'è Vincenzo che si sta andando deep dentro i 151 alla ricerca del suo Charmeleon. Però, ma scusa, ma mettiti d'accordo con Deborah, fatelo veramente, dalle 20 euro magari te lo dà. Vincenzo ha fatto la mail, ho notato. Mi hai messo 5 euro di credito? Sì, te l'ho messo dentro la box. Ma questo qua è il box di Deborah, infatti ho detto debito, ho detto aspetta un attimo. Non te li messi nel box il credito? Ah, qua, ecco qua. E l'ho trovato l'altro tagliandino, mi sembra. Mi sembra di averlo trovato l'altro tagliandino. Era dentro il box grosso. Sono spostato per sbaglio. Debora, lasciamelo, se no divento povero questa sera. 22 euro di credito da Lele. In che senso 22 euro di credito da me? Wait, what? Ah, ho capito, in pratica tu mi dai 22. Ah, ho capito, quindi in pratica Vincenzo mi dà 22 euro e io gli faccio una tessera da 22 euro di credito a Deborah. Che appena. Questo ha capito tutto della vita. Tutto. Faceva prima. Aspetta, in che senso facevo prima, Mimi? Aspetta, ma dimmi cosa hai fatto? In pratica, tu cosa hai fatto? Ti sei vista con Salvatore lì, come si chiama? E adesso sei a casa da sola? Cosa avete fatto voi? Ma tu sei troppo piccola per uscire sabato sera. Ma dove siete andati? Fa anche freddo. Faceva prima a comprarlo. E infatti l'ha comprato, Deborah. L'ha comprato, gli ho dato io 18 a Charmeleon. E adesso glielo sta rivendendo a Vincenzo a 22. Bella genialata vendere le carte e far credito a Lele. Adesso pulla di meglio. Ok, vediamo. No, oggi sono stata a Roma a vedere la Befana. Come a vedere la Befana? Sapevo che si andava a vedere in Lapponia Babbo Natale, ma non sapevo che c'era anche la Befana da andare a vedere a Roma. E com'è andata? Quanto ci avete messo tanto ad andare a Roma? Vendo World Arthur per 25 euro, credito di Lele. Smettete di mettermi in mezzo con questi crediti e debiti. Io non c'entro niente, finché firmo non firmo io. Ivi. Qui voglio vedere le mail, altro che crediti e debiti. Grimer. Ivysaur. Slowbro. Ma voglio vederla anch'io la Befana. Mi mandi un paio di foto per piacere? Sì, a Piazza Navona, un'oretta. Ma non è che ci vai a parlare e dici come ti sei comportata? Tipo, è uguale a Babbo Natale, Parasect. Beedrill. Perché la Befana porta il carbone se non sei stata brava durante l'anno, Dodrio. O Dodrio. Ma sei Dodrio? Ok, grazie per le foto. Ah, questo qua lo mettiamo qua. Questo lo mettiamo qua. Questo lo mettiamo qua. Riusciamo a trovare qualcosa da sti pacchetti oppure no? Ti ho preso un regalo. No, la mia hai preso un regalo. La Befana? La Befana mi hai preso. Quando ero piccola la Befana mi portava il carbone, però quello vero. Poi te lo mando. Grazie! Mi hai preso il regalo per la Befana? Krabby Sandscrew Seal Doduo la banda magica. L'evoluzione di Doduo. Non è la Befana il mio regalo, Lele. Visiera protettiva Staryu Reverse Ratatatata. Tata. Ah, mi sa che è un'olografica. È un'olografica. Oggi proprio abbiamo trovato giusto Genghis Khan. Flareon. Qualcuno lo voleva questo? Perché lui ne ha 18, ha detto.
Ma porca paletta, ma è incredibile. La sfortuna. Quanti pacchetti hai aperto? Due. Non è una Befana. Sto pensando a questa Befana io. Ma dico, ma si mette lì? Ma cosa fa? Vi ha dato le caramelle? Ma questa qua va in giro con i sacchetti di caramelle? Io mi ricordo che quando ero piccola la Befana mi portava il carbone. Però mi portava veramente il carbone. A mia sorella portava le caramelle. A me portava il carbone. Giustamente. Apparentemente era giusto così. C'è chi si comporta bene, la calza, aveva le calze, la calza con dentro le caramelle e i cioccolatini. La Befana deve dare le carte dei Pokémon. Diglielo, Deborah. Diglielo. Drowsy, Bulbasaur, Dratini, molto bello, Snorlax, Sandslash, Nidorino, Abra, Reverse. Anche lui chilling. Tangela. Ma sta acchiappando la ciliegia, non ci avevo mai fatto caso. Ok, godiamoci l'arte di questo perché generalmente qua non c'è niente. Dragonite. Dragonite non è un cattivo pull. Ma un peccato che non è esattamente un alternative piuttosto che. Male, che lavoro fai che non puoi fare tardi? No, ma questo è il mio lavoro. Io non lavoro, sono in pensione da quando ho 31 anni. È che adesso quando noi finiamo le live, non li ho più fatti gli ultimi 3 giorni che sono stato male, però generalmente faccio i ritagli e preparo due o tre short che vanno in onda l'indomani, quindi domani. Poi domani mattina alle 8 mi sveglio, alle 9 sono qua per fare altro content creation. Faccio solo video. E non faccio nessun lavoro. Questo è il mio lavoro. Che però non è lavoro. È il mio hobby. Io sono in pensione. E allora tiriamo a mezzanotte. Ma non ci pensare neanche. Sono in pensione, ma ho 37 anni. Se vado a letto a mezzanotte, mi sveglio alle 7, domani svengo. Vengo qua e svengo. Polyweird. Tanto non sono uno neanche che fa cose strane, perciò ho smesso anche di bere il caffè, Fonita, proprio da poco, da quando mi sono ammalato. Sto bevendo il tè, mi sta piacendo, e allora ho rinunciato alla caffeina. Questo per dire che se domani mattina vengo qua e non ho dormito, ma neanche con il caffè, porello. Eccomi, guarda, Calabra, bellissimo tra l'altro Calabra Reverse. A me questa, tanto è Claudie, è appannato, mi piace proprio. Bellino Calabra. Kakuna mi serve, non l'ho neanche visto. Ma come fai ad essere in pensione? E poi abbiamo Starmie. Ma niente, questo qua, oh, non ce la fa, non ce la fa a pullare qualcosa. 37 anni sei in pensione? Vedi, anche Mimi ti risponde: sì, 37 in pensione. Sei in pensione quando ho 31. Ok, ultimo pacchettino. Ce la farà Vincenzo, il nostro eroe, a prendere almeno un pull? Ma è incredibile, adesso li lancio questi pacchetti. C'è anche Holo come Pramo di Kadabra. Cosa? C'è anche la Holo come Pramo di Kadabra. What? Ah, questa dicevi? Questa era olografica come se fosse la promo, quello che intendevi. E comunque sono in pensione perché non ho abitato in Italia tutta la vita e quindi quando mi sono trasferito e perché questa è la reverse che dicevi. E quando mi sono trasferito via dall'Italia ho deciso di pagare un'assicurazione a fondo pensionistico privata. Perché non potevo pagare l'assicurazione governativa come le pagate in Italia o in tutti gli altri paesi comunque. Le assicurazioni governative ci sono dappertutto. Quello che voi pagate all'INPS, che è la vostra pensione, la si paga in tutti i paesi e da altri nomi. E io viaggiando tanto e cambiando paese ogni 2 o 3 anni, non ho avuto la possibilità, non potevo pagare un governo solo per farmi mettere via la pensione. Quindi ho dovuto pagare un'assicurazione a fondo privato. E dopo 12 anni mi hanno chiamato. Io ero all'epoca ero in Nuova Zelanda. Mi hanno chiamato e mi fa la banca: io Lele, possiamo mandare in pensione se vuoi. Ho detto: ma che cosa state dicendo?
E il tipo mi fa, e la banca mi ha detto, se vuoi lei ti va in pensione, mi hanno dato dei contratti e ho scelto, mi hanno detto puoi andare in pensione adesso oppure ti diamo tot, oppure se vai in pensione tra, mi hanno proposto di lavorare altri 7 anni, se vai in pensione tra 7 anni continui con come stai andando adesso col lavoro, ti diamo tot. E io me ne sono andato via subito. Ho detto lasciatemi sta, ma veramente gli ho detto, e ho preso e me ne sono andato dal lavoro, cioè ho mollato tutto, non mi interessa assolutamente niente. Ok, Machok, che poi è stata una cavolata, perché a 31 anni andare in pensione è stato un errore grandissimo, e ve lo dovrò spiegare magari non di notte. Aiuto di Margi, ce la facciamo a tirare fuori un pull da qua? No, non ce la facciamo, niente, questo ragazzo qua è stato sfortunatissimo. Fammi prendere una B da qua che non servirà mai a ripagarlo, però vabbè, la sfiga arriverà un po' dappertutto. Questa è la tua B, come si chiama? Samurott. Dai, quanti anni hai? Anch'io ho 30 e sono in pensione. Io ho 37 anni. 30, sono di 86. No, vabbè, 12 pack, niente oggi. Ma non ci credo. 12 ne hai aperti? Non hai aperto 12 pack. Hai aperto veramente 12 pack, Vincenzo? Questa cosa qua del contrario non bisogna farla. Tanto, te ne do un altro. Quante vite ho dato per recuperare a Pokémon? A Pokémon che non sa mettere bene le. So, guarda. Te la sei beccata tu. Mewtwo V promo. Questa è la promo card di Pokémon Go e lui è Welcome to Mewtwo. Beccati questa. 12 ne ha aperti le 12. No, questo è meglio che posso fare. Ti ho dato 2, ti ho dato 3 V in realtà. Io più di così. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pure mia moglie sta in pensione, ma per altri motivi. Alla fine la pensione non è una cosa così buona per la gente giovane. E io gli ho sempre viaggiato tanto, ok? E ho effettivamente vissuto, quindi pagato le tasse e tutto in 6 paesi diversi, 7 compresa l'Italia, però vabbè. Diciamo 6 all'estero, ok? La prima cosa che ho fatto è ho visitato, non so quanti ne avevo visitati, so che adesso a conto finale, adesso ho visitato in tutto 64 paesi, ok? E la prima cosa che ho fatto quando mi hanno mandato in pensione è stata andare a viaggiare. Ho fatto la mia valigia che era già pronta perché io vabbè, viaggiavo spesso. Però ho lanciato tutto ed abitavo in Nuova Zelanda all'epoca. Ho rinunciato al visto che mi permetteva di rimanere lì quanto volevo per sempre. Li ho mandati proprio a quel paese tutti e me ne sono andato. E ho viaggiato per 3 anni. Però era una cosa che non avevo mai fatto perché ho sempre vissuto 5-6 mesi in qualche posto lavorando e poi ho fatto gli altri 5-6 mesi in vacanza, viaggiando. E niente, quando mi hanno mandato in pensione ho detto, vabbè, a posto, quindi quello che devo fare adesso mi rimane solo che viaggiare. Ho cominciato a viaggiare, ho viaggiato per 3 anni e a un certo punto mi sono assolutamente reso conto che non c'avevo niente da fare. Era noioso e quando viaggi per così tanto come ho viaggiato io e vi visiti così tanti paesi, è veramente difficile anche trovare qualcosa che ti incentivi a continuare anche a viaggiare. Che mi sono persa, niente, che il ragazzo ha aperto 12 pacchetti di 151, ha trovato le pigne. Gli abbiamo regalato 3 dromi V. Adesso mettiamo tutto nel suo box. Vincenzo, dove stavo? Se troviamo il suo box, eccolo qua, 822. Allora, questi qua li mettiamo qua. Questi sono i pull. E quindi, se vi propongo di andare in pensione da giovane, noi ci andate, perché vi annoierete a morte. E tra l'altro, quando sono arrivato qua, ho cercato di dare una mano alla mia famiglia, avevo
a un certo punto nello star qua mi sono annoiato pure di star qua, non sapevo cosa fare. È per quello che ho aperto le società. Ho aperto una società, è andata bene. E mi hanno proposto di acquistarla, gliel'ho venduta. E questo qua è il mio secondo negozio, ma per pura noia, se no non saprei cosa fare. Ok, ci siamo, basta. Se mi mandate un'altra mail la cancello. Tu lei sei già in pensione, eccola, beh, sì, siamo in pensione. Da oggi ho 37, 31, 6 anni. Ed è una vera noia. Lele, non fare la finale, fai la ruota al contrario, quella che esce il nome, sei fuori. Sì, sì, facciamo quella lì che è divertente. Vai, siete tutti pronti? Basta, io mi sono stancato. Onestamente, sono stanco, sono vecchio, fatemi andare a dormire. Questo è il vostro Raging Surf. Spostatevi di qua, quello l'abbiamo visto. I vostri nomi sono Pokémon Valerio Mimi Francesco Deborah Vincenzo Alberto ci sto dimenticando. Stefano c'è ancora? Stefano, ci sei? Tutti quelli connessi, chi è che manca? Per il regalo finale. Fai con la ruota. Chi è che deve partecipare al regalo finale? Gratuito per tutti. In regalo un pacchetto di Raging Surf. Tutto quello che dovete fare è scrivere in chat. Voi scrivete in chat e io vi regalo un pacchettino di Raging Surf. Chi manca? Chi manca? Marrone? What? Come on, let's go. Basta? Vado? Parto? Ok, I'm going. That's it. Enough. Enough is enough. 3, 6, 7, 8. That should be enough. La ruota della sfortuna. Si parte. Eliminazione diretta. Musica. Pokémon, potevi andartene a dormire già un'oretta fa. Buonanotte. Poi abbiamo... Vediamo chi la segue a ruota. Avete capito? A ruota. Gennaro, tu con lei potete andare a dormire. Andate, ciao. Poi. Vincenzo, vai. Seguite, fate la fila in fila indiana e andate. Ciao, buonanotte. Ciao. Grazie mille. Grazie per essere venuti, piano piano che ve ne andate, grazie mille, apprezzo molto, ci vediamo domani alle 20, buonanotte. Valerio, sei liquidato, vai, ciao. Mimi, anche per te è arrivata una certa ora. Anzi, sono le 11:10, pure tu dovevi stare a letto da un bel po'. Vai, ciao, buonanotte. Next. Francesco, anche tu è arrivato il tuo momento. Ciao, buonanotte. Alberto e Deborah sono rimasti. I due giovincelli. Vediamo chi si porta a casa questo pacchetto di Raging Surf. Alberto! Vabbè, allora. Dopo tutta una lunga serata, una lunga serata, ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati alla fine. Questo è Raging Surf, il pacchettino di Alberto, che ha guadagnato scacciando tutti gli altri, li ha proprio spinti via, li ha gettati, li ha spinti a calci, a pugni, è arrivato solo lui alla fine.
caro Alberto, questo è il tuo premio. Mannaggia, ma come? Il pesciolino con le luci. Non so cosa sia. Lapras. L'altro pesciolino con le luci. Garden e la promo card. Perfetto, hai visto? Perfetto. Ti do tutto, guarda, ti do anche la promo card. Ti do tutto, tutto. Bravo Alberto. Brava Mimi. Buonanotte a tutti. Grazie mille per essere venuti. Io farò il box di Deborah, ok? E domani te lo mando. E controllo il box di Alberto, perché anche tu siamo lì quasi pronto per essere spedito, ok? Grazie mille a tutti, a domani. Buonanotte. Ciao.